Amici di Formula Italian Team, buona serata da Andre. Siamo a Baku per il quinto appuntamento della Pro League, della stagione su F1 2021 della Pro League. Questa sera, causa forza maggiore, sostituirò Jacopo e Luca Flaminio, che per problemi personali non ci saranno. Qui con me a darmi una mano ci sarà Raffo Idox. Ciao Raffo. Ciao Andre, buonasera a tutti. E come direttore gara, chiaramente immancabile, il buon vecchio Mark. Ciao Marco. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, anzitutto, prima di entrare, diciamo, all'interno delle dinamiche della pista e dei risultati, già potete vedere comunque la classifica con Fabio Surname, che è tanto per cambiare in testa ed in prima posizione. Questa sera abbiamo un'assenza che è quella di Jalukoku. Prendiamo, diciamo, anche in atto, diciamo, del tiro di Birillo Dog, che causa forza maggiore purtroppo non potrà più partecipare al campionato, lo ritroveremo, speriamo, prossimamente. Quindi si tratta di 16 piloti in pista con Luni e Dalio come, diciamo, wild card. Allora, andiamo in pista perché mancano praticamente 5 minuti, quindi siamo ormai nelle fasi finali. Abbiamo la coppia McLaren che è in prima e seconda posizione, caro Raffo, e non è una sorpresa visto e considerato che si tratta della scuderia che è nettamente in testa al campionato, sia piloti che sia al campionato costruttore. Non so se tu hai seguito anche a spizzichi e bocconi la Pro in vista della Master, ma in questo momento, diciamo, si tratta di un campionato veramente dominato da questa scuderia. Sì, campionato dominato da questi due McLaren. Abbiamo visto anche la doppietta che è arrivata in Spagna con la vittoria di Fabio Surname, seguita dal suo compagno di squadra. Indubbiamente stanno facendo un'altra categoria, diciamo, fino a questo momento, soprattutto Fabio. Allora, intanto Alessi, non so se hai visto qualcosa, o anche Marco, chiaramente se dovesse esserci delle situazioni da indicare ci potrà interrompere. Alessi intanto era in terza posizione, ma penso abbia fatto qualche errore, quindi è ritirato. In quarta posizione, dietro le due McLaren, abbiamo F1 Nicola, Michemai, Lopez, che è ottimo in sesta posizione, Marco Ganu, poi Dario, anche lui ottimo in ottava posizione, Giovi nono. E via via Matteo Profilo, Luni, Long, Mister X e Hiroshi. Senza tempo ancora Scalzonico e Patrick Speri. Tra l'altro Patrick Speri che solitamente diciamo, sacrifica la qualifica in vista di una gara, diciamo, come dire, più solida. Direi che possiamo andare in pista con Fabio, mi sembra, in box, come anche l'altra McLaren. Non so se c'è qualche pilota che sta concludendo. Nicola va in box. C'è Dario che ha appena iniziato il giro invece. Allora, andiamo su Dario e da questo punto di vista possiamo anche parlare, diciamo, della pista, caro Raffo, una pista che ti vedrà impegnato anche giovedì contro altri, diciamo, come dire, signori piloti, ecco, signori piloti in master. E anzitutto ti chiedo, una pista che ti piace, ormai è un appuntamento, potremmo dire, quasi classico del panorama, diciamo, del panorama della Formula 1, è una pista che ti piace, e quali sono secondo te le difficoltà maggiori, ecco, in fase di sorpasso o di duello? Sicuramente questa è una pista molto tecnica, bisogna stare attenti perché è simile a Monte Carlo, ma qua raggiungiamo velocità molte più elevate, quindi diventa molto più complicata. È una pista che personalmente mi piace abbastanza, sono andato anche bene negli ultimi anni, ecco l'errore qua dietro l'angolo. C'è il settore centrale, il T2, che è quello più complicato e quello più guidato, dove c'è anche la curva del Castello, che lì è molto stretta, si fa in salita un po' cieca ad alta velocità, quindi prendere il muro è un attimo. Mi ho visto tantissimi piloti lasciare il proprio monoposto parcheggiata lì perché è andata sul muro, anche nella realtà. Adesso stiamo vedendo appunto Dario che è appena arrivato alla fine del suo giro, che è curva 18 e 19, che stava anche rischiando di perdere. E si arriva su questo lungo rettilineo, un rettilineo che ha la prima zona DRS, sono due su questa pista, una qui Addirittura e su. seconda posizione, scusami, secondo posto per Darienta. Secondo posto per Dario, come stavo dicendo, DRS su questo primo rettilineo e DRS sul rettilineo opposto che va da curva 2 a curva 3, due punti di sorpasso molto 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 gettonati, soprattutto il primo perché abbiamo un rettilineo che è il rettilineo più lungo del mondiale, credo siano quasi 2 km. Il secondo invece è un po' più complicato, anche perché si arriva in curva 3, una curva abbastanza stretta, 90 gradi, e si rischia di andare o lunghi o sul muro e romperla.
Intanto sono usciti un po' di piloti perché entriamo ormai veramente nella fase calda, quindi abbiamo detto Dario che è 1.39.3 e si è portato a 2.12.5 da Fabio Sulnego con una grandissima prestazione, davvero un grandissimo, diciamo, avvio di gara per quanto riguarda Dario. Prima di vedere, chiaramente interrompetemi se ci sono dei piloti che stanno concludendo il giro, vi ricordo sempre sul nostro sito potete trovare il tracker con aggiornamenti in tempo reale, chiaramente tutto quello che succede in pista, quindi vi consiglio di registrarvi e di cliccare sul link che troverete in chat per andare a guardare veramente tutto quello che succede in pista, qualunque situazione di gara. Direi che ormai manca un minuto, mi sembra che sia Fabio stia partendo in questo momento, sì, parte in questo momento Fabio, e andiamo a vedere un po' il giro di Fabio, che chiaramente è il dominus, permettetemi il termine, della Pro in questo momento, con 3 vittorie su 4 vittorie con 4 gare, un vantaggio veramente importante in classifica. Non abbiamo accennato delle classifiche, ma abbiamo Fabio con praticamente l'amplen e 2 punti bonus, 102 punti, e poi lontanissimo Marco Gano 53, Lele Salva 44 e via via tutti gli altri, Giovi, Mister X e Miche Mai. Sì, Fabio che in queste prime 4 gare ha stradominato e già creato un gap molto importante, ben 49 punti sul secondo in classifica, che è Marco Ganu, si fa difficile per gli inseguitori qua. È vero che la stagione è ancora molto lunga, ma si è già messo un bel bottino da parte. Esattamente, io sto intanto guardando se ci sono novità per quanto riguarda i piloti, non so se Fabio sta migliorando i suoi intertempi. Dal tracker non riesco a vedere. Sì, toglie 3 decimi nel T2 in questo momento. 3 decimi nel T2, quindi si prospetta chiaramente. Ora, intanto bandiere gialle nel secondo settore. Non vorrei che ci una vettura che ha rallentato per far passare. Okay. Tanto Fabio è sul rettilineo finale, vediamo se scende sotto il, come credo, sotto il 39, 38.772, infatti si migliora di 3 decimi, porta il vantaggio praticamente a più di mezzo secondo nei confronti di Dario, che viene superato in questo momento da Lele Salva, che abbassa il suo miglior tempo, 39.0, quindi nuovamente prima e seconda posizione per le McLaren, terzo posto Dario, invece dietro non mi sembra che ci siano miglioramenti in questo momento, Nicola sempre in quinta posizione, ho visto un miglioramento ma non riesco a capire chi sia, intanto bandiere già nel secondo settore. Matteo Profili intanto si è portato in ottava posizione ed è un ottimo 39.5, quindi davvero miglioramenti importanti, con Miche Mai che invece conclude la sua qualifica con un settimo posto temporaneo, vedremo se rimarrà tale, ormai mancano soltanto un minuto e mezzo alla fine. Dovrebbe essere Ganu che sta finendo il giro. Vediamo Ganu se conclude il suo giro, si trova attualmente solo in ottava posizione. Non mi sembra che abbia migliorato, quindi 39.5. In realtà il distacco non è enorme, diciamo che in un secondo ci sono 10 piloti circa, quindi distacchi ridotti, con Patrick invece che non ha fatto le qualifiche. Attenzione Nicola. Vediamo Nicola, allora andiamo subito su Nicola. Nicola che ha appena finito il giro in 1.38.737. Pole position per Nicola, ce lo siamo perso. Nicola, pole position per Nicola. Pole position per Nicola. Nicola che quindi è in pole position, tra l'altro Fabio credo che stia lentamente tornando ai box, come anche il compagno di squadra, quindi qualifiche di fatto concluse, dovremmo avere le qualifiche concluse con questo colpo di scena, con Nicola che è in pole position per 45 millesimi nei confronti di Fabio Surname, Lele Salva e Dario. Scusa se ti interrompo, ma vai. Ero on board con Scarzonico che era appunto davanti a Nicola, c'è stato un gioco di scia tra il duo Red Bull sull'ultimo rettilineo e la scia qua ha un vantaggio enorme, deve aver aiutato parecchio Nicola. Direi che assolutamente l'ha aiutato, anche perché
Davvero Nicola è comunque abituato agli ottimi tempi. Certo, la pole position bisognerebbe andare a vedere nel nostro archivio quante pole è riuscito a fare finora Nicola all'interno, diciamo, della sua carriera fit. Direi che abbiamo terminato le qualifiche, ma aspettiamo a questo punto solo la schermata finale per poi addentrarci nella gara e vedere un pochettino quello che succede. Una gara che sarà molto molto interessante. Abbiamo già visto ieri in sport safety car, contatti, diciamo situazioni che chiaramente potrebbero anche ripetersi questa sera. Nicola, come avevi chiesto prima, ha fatto tre pole position, con questa di stasera diventano quattro, stando ai risultati di questo momento. Ovviamente bisogna aspettare il post gara. Salutiamo intanto la chat, questa è una citazione di Long che saluta, parte sempre così con salutiamo intanto la chat, con Tals, chiaramente Pilotino, Michael Botto, salutiamo tutti i ragazzi ed ecco intanto i risultati con Nicola quindi che su Red Bull si aggiudica la pole position davanti a Fabio Surnemi, Lele Salva, Dario, sorpresa. Giovi, Alesi, Michè Mai, Marco Gano, Matteo Profilo, Lopensky, poi abbiamo Long, Luni, Mister X, Scarsonico che è in 14ª posizione. Per concludere, se non ricordo male, i Rossi chiaramente speri che potranno, come anche diciamo Long, Luni, Mister X e Scarsonico, decidere la strategia migliore da utilizzare. A proposito di strategia, in attesa di entrare all'interno della schermata della gara, caro Raffo, senza diciamo, vabbè che i segreti ormai voglio dire, di segreti ne avete ben pochi voi, diciamo, ragazzi che provate. Penso che i master sappiano morte e miracoli di questa pista, quindi da questo punto di vista c'è poco da come nascondere. Le strategie che si adotteranno la maggior parte dei piloti, quale dovrebbe essere meglio? Ma, la strategia più veloce, soprattutto per chi si è qualificato con gomma rossa, dovrebbe essere rossa, gialla, gialla. Si fanno circa 10 giri sulle soft usate per poi fare i restanti 40 spezzandole sulle due gialle. Chi partirà fuori dai 10, secondo me, potrebbe anche provare una sosta, il quale il degrado è molto alto, soprattutto sulle gomme più morbide, quindi l'hard teoricamente è un'ottima gomma, quindi fare una sosta non la vedrei così impossibile. Ah, tu dici addirittura utilizzare le Sì. hard? Ma non sono troppo lente, chiedo da, diciamo, chiaramente All'inizio sì, con non gomma esperto. fredda si fatica parecchio, ma appena entrano in temperatura ci vogliono 2 o 3 giri. Ok, allora intanto io infatti ti volevo chiedere, nel frattempo mentre stiamo per partire un giro di formazione, ti volevo chiedere, il consumo delle gomme soft iniziali è un consumo importante oppure graduale, diciamo, nei primi 10 giri? Nel senso che vedremo. Allora, nei primi giri è abbastanza graduale, poi verso il sesto, settimo C'è si un sente cliff? c'è un bel cliff, soprattutto sul posteriore. Comunque i tempi andranno abbastanza gradualmente e marcatamente a salire, anche di 3-4 decimi al giro. Bisognerà vedere, nel frattempo abbiamo messo la schermata della strategia di fatto dei piloti, potete vedere chiaramente tutti i primi 10 con gomme soft, dopodiché abbiamo Long, Luni, Mister X, Hiroshi e Speri, quindi tutti con le medie, Raffo, mentre Scarsonico partirà con le soft. Sì, Scarsonico è l'unico che proverà qualcosa di diverso. Deve stare attento perché partendo dietro nel gruppone con l'aria sporca rischia di comunque di bruciare le gomme. Quindi dovrà prestare attenzione. Allora, intanto Tals senza mezze misure ci dice che l'hard fa schifo, quindi abbiamo diciamo, una recensione, un feedback importante anche. Salutiamo Gil27, Max Basile, anche tutti coloro che ci stanno seguendo. Pronostico, caro, magari facciamo partecipare anche il direttore gara. Pronostico, caro Laffo. Io punto ancora su Fabio Allora, Surnemi. escludiamo Fabio. Podio, andiamo sul podio. Podio, allora, podio. Fabio in prima posizione, seconda ti direi Nicola e terza Lele Salva. Invece Marco, non so se ci sente. Sì, per Sì. me Dario, Lele Salva e Nicola.
Perfetto, io vedo, vabbè, a parte Fabio, direi Giovi e Dario, dai, facciamo un po' di... cambiamo... Vediamo un po', direi che ci siamo, chiaramente 51 giri di questo quinto appuntamento della Pro League, secondo appuntamento settimanale dei campionati, vetture che ormai si stanno... avvicinando, vediamo le ultime vetture con Scarso Nico, Hiroshi e Speri. Direi che ci siamo. Aspettiamo a questo punto che si accendano i semafori, dopodiché partirà il quinto appuntamento della Pro League stagione 2021-2022. Si accendono i semafori, direi che ci siamo. Si spengono in questo momento, anzi no. Parte Drive ora through il per Gran Giovi. Premio. Parte ora il Gran Premio, Nicola è partito abbastanza bene, direi sì, assolutamente con Fabio Sonnen in seconda posizione, mentre dietro, se non vedo male, mi sembra che ci sia Dario che si stia difendendo, rimane in quarta posizione, dietro abbiamo Mike Mai, mi sembra al momento tutto regolare, non so se voi avete qualche contatto dietro, bandiere gialle, ma non mi Mister sembra X a che sia. muro. Mister X a muro invece Appeso purtroppo il muro, purtroppo ha rotto è la rotto mandibola completamente destra. l'ala. No, L'ala con completamente. Giovi, safety car virtuale intanto. Giovi che tra l'altro mi segnala il lato del gioco con una penalità, già con una penalità, Sì, quindi ha preso il drive-thru in partenza. drive through per Giovi, quindi parte male la gara per Giovi e anche soprattutto purtroppo per Mister X. Intanto safety car virtuale mi sembra che le posizioni più o meno sono rimaste invariate. Sì, si sono aperti un po' tutti a ventaglio, soprattutto in curva 2, e poi ovviamente lì bisogna stare un po' attenti perché passare in 3 è un po' difficile. Sì, in questo momento i cambi di posizione sono stati pochi, Mike Mai bravo alla partenza, ha guadagnato due posizioni a Sì. scapito di Giovi Alesi, anche Dr. Wong un bel guadagno, due posizioni, pure Scarso Nico che ha approfittato del contatto anche di Mister X col muro e passa in 12ª posizione. Ricordo tra l'altro, non mi sembra di averlo detto, che la scuderia Open in Pro è la AS, è occupata come detto da Dario e Luni, quindi sono i due piloti che praticamente hanno questa vettura. Intanto siamo ripartiti con Nicola che è partito fortissimo, cercato già di mettere un po' di metri Si è tra. girato l'ele salva. L'ha persa Ah, purtroppo. ritirato l'ele salva, ritirato l'ele salva. Qua attenti anche ai detriti, Attenta ai detriti. perché non Safety è una car. novità Intanto forare lì le gomme. Mister X sta cercando di entrare in box, per lui sarebbe anche una buona notizia. Vedo i box, Giovi anche box. Giovi. Per lui Sì, per sarebbe una buona scontare il dritto. notizia. Passato intanto Nicola per il primo giro, quindi abbiamo già un, come dire, un. Parlavamo della coppia McLaren, uno eliminato della coppia McLaren, ossia l'ele salva. Tra l'altro l'ele salva, un pilota velocissimo che proprio nella costanza ha il punto debole tuttora. Quindi speriamo di vederlo per Monte Carlo. Intanto Nicola che continua a spingere. Dietro abbiamo Mister X che sta andando ai box, anzi è già ai box per cambiare l'ala. Chiaramente deve sperare a questo punto in una safety car per cercare di recuperare il mezzo minuto, almeno mezzo minuto di distacco nei confronti del gruppo. Mister X sì che va in box, riesce con gomma media, dovrebbe riuscire ad arrivare a fine gara facendo doppia media quasi sicuramente. Tanto Fabio, attenzione, errore di Fabio, errore di Fabio, errore di Fabio che si è girato, Si l'abbiamo gira. intravisto. Errore di Fabio, Attenzione. attenzione, disastro per le McLaren, signori, disastro per le McLaren. Disastro, veramente un disastro questi due giri per entrambe le due vetture di Woking, con Fabio che si trova ora in 13ª posizione. Non so se ha avuto qualche danno. Si fa vedere Giovi, ma deve desistere ovviamente perché qua è un punto di sorpasso abbastanza complicato, curva 15. Tra l'altro ricordo le famose parole di in chat, se non ricordo male, di Tals, che vince Fabio sicuro, è stato proprio il pronostico azzeccato, direi, con
con Fabio. Comunque, gara ancora, diciamo, da vivere. Sicuramente è una grande occasione, caro Raffo, per Nicola, onestamente. Grandissima occasione per Nicola, perché adesso vide dietro solo Mike Mai, che è già a 2 secondi e 2, quindi anche un buon gap, è fuori dal DRS. I suoi due diretti rivali per questa gara, uno si è ritirato, l'altro adesso è in 13ª posizione, quindi sicuramente è in un'ottima posizione di avvantaggio. Zitto, in terza posizione abbiamo il vecchio volpone di Alesi, che ha superato Dario. Attenzione, Lopensky ci prova qua in curva 4 su Scarsonico. Sì, Lopensky purtroppo... Tra l'altro, Raffo, vedo Long in 6ª posizione con le medie. Non so se c'è stato qualche contatto, perché oppure è partito meglio, che ha guadagnato diverse posizioni. Mi sembrava che partisse almeno in quarta, quinta fila, se non ricordo male. Ha guadagnato ben 5 posizioni, ovviamente, secondo me, con la carambola scatenata da sì, Fabio. Sì. Intanto adesso Long si sta per girare. Quel casino scatenato dallo spin di Fabio sicuramente avrà approfittato per prendere qualche posizione. Sì, e ora vediamo Fabio che cosa farà. Non so se ha avuto dei danni, chiedo magari se possiamo controllare nel tracker anche eventuali danni. Non ha danno per scarselletta, esatto. All'ala. Intanto Lopensky passa proprio Scarsonico e si porta in 8ª posizione, quindi toccate il muro entrambi, sia Lopensky che Scarsonico. Vediamo se hanno preso danni. Infatti Scarsonico viene appena sopravanzato da Luni, sì, e anche da Patrick Speri. Attenzione anche Patrick Speri, perché potrebbe tentare doppio sorpasso. Patrick, che si trova attualmente in 10ª posizione, alza il piede, rimane dietro. Il profilo si è girato in curva 1 in uscita. Ah, ecco, hanno alzato il piede perché c'era bandiera gialla in curva 1. Peccato veramente. Già nello scorso giro l'ho visto un po' in difficoltà col posteriore, non so se ha avuto qualche altro tipo di danno, però molto in difficoltà il pilota Ferrari. Scarsonico e box. Sì, esatto. Sì. Il box mette gomma media, cambio dell'ala e riparte il pilota da Red Bull. Intanto là davanti, dicevo, di Alesi, che si è portato in 3ª posizione, e a 1 secondo e 7 la Mike Mai. Il gruppo rimane abbastanza compatto, tra l'altro con Long, che con la strategia che ha dovrebbe, caro Raffo, tra poco iniziare a guadagnare qualcosino, comunque avere un passo migliore rispetto ai piloti, magari ancora no perché siamo al terzo giro, però tra 3-4 giri potrebbe iniziare a intensirirli. Sì, sicuramente fra 2-3 giri la gomma media andrà molto più forte della gomma rossa. Già vediamo che comunque è lì dietro, attaccato a Dario, con una mescola di differenza. Intanto Mike Mai, che nell'ultimo giro ha girato 2 decimi più forte rispetto a Nicola, adesso ne ha recuperati altri 3. Ho visto Dario andare sul muro qua in curva 15. Ha rischiato, forse ha sfiorato le barriere del circuito, che tra l'altro è veramente, nel senso, pericoloso, nel senso che può sembrare un circuito con la carreggiata larga, ma in realtà proprio per qua queste velocità, diciamo, di punta, un po' come Singapore, che è più stretto di Monte Carlo, che curve anche come Monte Carlo, però c'ha la velocità, diciamo. Attenzione, che Long. Sì. Vediamo Long intanto. Si porta in 4ª posizione. Attenzione. Ottimo sorpasso di Long. Non vorrei che avesse dei problemi, Dario. Dario che prima aveva spizzicato il muro, il tracker non riporta danni, quindi anche a vedere dalle immagini sembra a posto. Dario che si fa rivedere nei confronti di Long, ma è solo per infastidirlo. Si fa rivedere, rimane dietro con Long, che quindi è in 4ª posizione a 2 secondi e 3 nei confronti di Alesi. Si tratta di un distacco che è rimasto costante, praticamente quello nei confronti del pilota Aston Martin, mentre là davanti tra Nicola e Mike Mai mi sembra che il distacco si attesta sui 2 secondi, quindi Mike Mai sta cercando di ricucire. La gara è ancora lunghissima, quindi può succedere davvero di tutto. In chat, tra l'altro, ci dicono se Fabio vince anche questa gara non le guardo più, non mi ricordo esattamente la frase. Comunque è tutto ancora da giocare, anche perché se entrano le safety car, situazioni in divenire, è tutto assolutamente in piena corsa.
Intanto vorrei dire che il buon Marco qua in chat ha scritto che Long punta dritto al podio. Se dovesse finire male, Marco, ti veniamo a prendere. Sei già in party con noi. Sì, io mi trovate qua dritto al podio. E il commento successivo al suo, che è un po' preoccupante, che è di tasto. Esatto. Non lo diciamo perché poi... Comunque, speriamo chiaramente che sia una bella gara. Marco Ganu... Marco Ganu, sì, alza il piede. Alza il piede nei confronti di Dario, che sì, in effetti sta perdendo nei confronti di Long 2 secondi e 3. Mi sembra che Alessi stia alzando il ritmo, alzando, nel senso, si stia avvicinando a Mike Mai. Ha solo 1 secondo e mezzo. Intanto Marco Ganu ci prova, si fa vedere nuovamente nei confronti di Dario, ma è ancora un po' distante, quindi rimarrà a questo punto dietro in questo secondo settore. Sì, Long e Alesini nell'ultimo giro hanno girato sugli stessi tempi, 45-2 per entrambi i piloti. Ovvio, Long è con gomma media, quindi dimostra il fatto che in questo momento la rossa sta alzando parecchi i tempi. Sì, intanto Fabio, teniamolo d'occhio perché comunque la gara è molto lunga, ha passato già un paio di piloti, si trova a 1 secondo, quindi 1 secondo nei confronti di Speri. Ora si troverà tra l'altro di fronte un bel un trenino con Lopensky, Luni e Speri, queste tre macchine che hanno strategie anche diverse dalla sua, soprattutto Luni e Speri. Sì, anche Fabio, se andiamo a vedere, Speri nell'ultimo giro ha girato in 45-0, Fabio invece ha fatto 44-9, quindi anche qui Rossa che sta entrando nel degrado. Sì. Entrando nel degrado, però non vedo Long ancora guadagnare, però aspettiamo qualche giro, come dicevi tu, le strategie dovrebbero essere, diciamo, 3 decimi. Long ha guadagnato questo giro 3 decimi, perché prima era 2 secondi più o meno, adesso è 1,8. Intanto ci scrivono se scatta live, verifica probabilmente la telefono, penso che la starei vedendo. Le impostazioni, perché io la vedo perfettamente come tale. No, anche io la vedo bene. Sì, ancora si fa vedere ancora Fabio, ma non c'è spazio, anche perché i piloti, occhio ora intanto a Lopensky, che si fa vedere nei confronti di lui, Lopensky con le soft, vediamo se ci prova, no, rimane dietro con un trenino che si è formato, e ora qui c'è il rischio da parte di Fabio di perdere davvero tanto. Sì, adesso qua si trova veramente imbottigliato nel traffico, come si suol dire. Se riesce a uscire bene da curva 16, potrebbe anche provarci sul rettilineo, perché è abbastanza lungo il rettilineo per provarci, anche se si è in 3-4 in trenino. Quindi recuperare 2-3 posizioni magari ci riesce in questi giri. Sì. Davanti intanto rimaniamo qua, direi di rimanere su questo gruppetto, perché là davanti non c'è una novità, con Nicola che sta guadagnando qualcosina in realtà, in giro dopo giro, 2 secondi e mezzo quasi ormai su Mike Mai, Alesia 2,6 da Mike Mai, poi Long che piano piano si sta avvicinando, 1 secondo e 3 ore. Long sì, che in questi giri sta girando veramente forte, intanto bandiera gialla, scarso Nico. Ah, scarso Nico. E safety car. E safety car, e allora vediamo un po'. Vediamo infatti, i piloti. Nicola tutti ne ha approfittato infatti. Subito. Penso sì. Che a questo punto si fermeranno tutti, tranne. Tutti di gomma rossa, credo. Long sì, rimane infatti in pista. Long rimane in pista. Alesi box, Marco Ganu box, Dario lo segue. Luni rimane fuori. Patrick Speri pure continua. Tutti di gomma rossa si stanno fermando. Hiroshi sì. Invece si ferma, gomma gialla. Hiroshi si ferma. Hiroshi non era già con la media? Sì, già con la media si ferma. Andiamo a vedere che gomma mette. Appunto per la strategia curiosa del pilota Williams. Gomma rossa vedo pronta ai meccanici. Sì? Si ferma. Sì, gomma rossa per Hiroshi. Tutti praticamente questo sono fermati. Va a danneggiare un po' la gara, l'ottima gara che stava facendo Long con questa media. Sì. E ora chiaramente si troverà dei piloti molto veloci dietro, e lui una differenza di 7 giri.
Sì, perché alla fine Nicola è quarto, ma con una gomma di 7 giri non so che grande differenza a livello di prestazioni ci possa essere tra una gomma media di 7, anziché di chiaramente più veloce, ma bisognerebbe capire di quanto può vuol dire essere avanti, magari questo tiro comunque a passare. Mister X invece non si è fermato, ma approfitterà a questo punto, diciamo, della safety car per aggregarsi al gruppo e quindi poter partecipare, diciamo, in pieno alla gara. Siamo soltanto all'ottavo giro su 51, quindi una gara che si prospetta comunque molto molto lunga, ma lo sapevamo che comunque è una gara in cui le safety car, da quando, diciamo, le safety car entrano davvero in questo gioco, quindi da un paio di anni, che è soggetta molto, diciamo, a incidenti e quindi ingresso della safety. Sì, come dicevamo prima, questa è una pista molto insidiosa, quindi è l'errore dietro l'angolo. Quindi a questo punto sarà interessante vedere un paio di duelli con, tra l'altro, dall'entrata in box, quindi dal pit stop. Non mi sembra che ci siano stati cambiamenti di qualifica tra quelli che si sono fermati, quindi Nicola ha mantenuto la posizione con confronto di Mika Mai, su Alesi, poi Marco Ganu, Lopensky e Giovi. Fabio Surem chiaramente si è fermato, quindi Fabio a questo punto, per certi versi, forse è ancora più deleterio per Fabio questa safety car. Non so cosa ne pensi, o non gli cambia nulla. Ma in realtà Fabio forse potrebbe anche fargli comodo, perché ovviamente ha ricompattato un po' il gruppo, quindi adesso potrebbe riapprofittarne per la ripartenza, superare, recuperare qualche posizione e continuare a spingere. Prima aveva un distacco più marcato, visto per via dell'errore in curva 12. Sì, intanto no, stavo un attimo la comunicazione di servizio, diciamo. Allora, vediamo la safety car quando si fermerà. Mi sembra che la pista è assolutamente... Hiroshi si è rifermato e ha messo gomma gialla. Ah, eh sì. Quindi credo volesse smarcare la soft, però fare 40 giri sulla gialla la vedo dura, sinceramente, a meno che prima non abbia sbagliato. Sì, in effetti magari, però, sai, la gara è molto lunga, potrebbe rientrare in un'altra safety car, tante situazioni si potrebbero... A questo punto, come diceva anche Luca prima in chat, magari ha semplicemente smarcato la rossa, così adesso prova a fare media o un'altra media, ma non saprei a questo punto, anche media rossa volendo. Safety car in questo giro. Perfetto, allora intanto vediamo se in ripartenza succede qualcosa, soprattutto là davanti c'è un gustoso duello che si potrebbe anche avere là, tra il terzo e quarto posizione, tra Speri, Nicola, Mike Mai, Alesi, Marco Gano, tutti con la stessa strategia. Riparte la gara con Long che mi sembra un po' benissimo. In difficoltà, non è partito bene, anzi è partito maluccio con Luni che è incollato, ma dietro abbiamo anche Speri con Nicola a sua volta incollato, si fa vedere Luni, rimane però dietro con terza posizione Speri, quarto Nicola, nulla di fatto là davanti. Mi sembra che le posizioni siano invariate. Posizioni invariate in questa ripartenza da safety car. Vedremo se adesso Nicola riuscirà a passare e a scappare via a gomma gialla più fresca. Come mai secondo te, intanto stiamo tenendo d'occhio chiaramente i piloti là davanti, nessuno ha optato per una dura? Per una dura, ecco, 40 G comunque sono parecchi, soprattutto sulla dura. Poi vabbè, quelli ripartiti con gomma rossa non avrebbe avuto molto senso, e comunque sulla gomma dura devi avere abbastanza feeling, perché non è una gomma
amichevole. Sì, un po' lenta, diciamo. Sì, è un po' lenta, bisogna farla andare in temperatura e poi ripeto, la gara è ancora lunga, quindi in questo momento della gara pagherebbe ancora due soste. Perfetto, intanto Scarsonico che purtroppo ci abbandona, quindi gara sfortunata per lui. Due ritirati, le salva Scarsonico, ricordiamo anche l'errore, intanto Long che rischia tantissimo in uscita, scodando tantissimo, ricordiamo l'errore anche di al secondo giro di Fabio Surname che si trova in decima posizione, sto cercando di recuperare dietro un trenino infinito con Giovi Lopeschi, Marco Gano, Alessi e Mike Mai, tutti incollati. Vediamo se ora Luni riuscirà a prendere la scia con Long che si sposta. Si sposta per poi entrare in traiettoria. Attenzione a Fabio, eh? Attenzione anche a Fabio, andiamo da Fabio allora anche. C'era parecchio vicino a Giovi. Andiamo da Fabio che però rimane dietro. C'è il discorso del DRS che non è, diciamo, molto semplice, anche perché Fabio ha interesse a rischiare, ma fino a un certo punto c'è un vantaggio tale in classifica che può permettersi anche comunque di gestire la situazione. Ah sì, quello sicuramente. Diciamo che un po' si va un po' in maniera conservativa, ma come dicevi anche te prima, 49 punti di distacco sul secondo lo mettono anche un po' in sicurezza. Anche se non credo che lui stia a pensare a questo distacco, vuole, credo che voglia assolutamente recuperare, ecco, questo gap che ha, anche che è decima posizione, non è una posizione che gli compete spesso. Lui intanto prima ha fatto un errore in curva 4, era arrivato leggermente lungo, infatti adesso è fuori dal secondo da Long. Sì, infatti si era avvicinato, tra l'altro Long sembrava un po' in difficoltà e invece attualmente ora si è portato quasi sopra il secondo, vediamo se Lui riuscirà un po' a diminuire nel gap nei confronti della Williams di Long. Di Rossi che arriva lunghissimo in curva 15. Ah, errore di Rossi, sta cercando di fare manovra per tornare in pista, quindi in questo momento le Williams si trovano in prima e in ultima posizione. Sì, c'è stato un momento un attimo problematico perché Ernesto ha avuto qualche problema di mistizia di connessione, allora ho mandato la comunicazione e si è spostato, soltanto che Raffaele non se l'aspettava probabilmente, quindi è arrivato un po' distratto forse. Intanto Speri passa Luni, si porta in seconda posizione, vediamo se Luni risponderà, ma rimane dietro, il DRS abilitato, quindi potranno le vetture ora sfruttare quindi il DRS. Speri quindi che si porta in seconda posizione con Luni terzo e Nicola che si fa vedere, vediamo se proverà il sorpasso nei confronti di Luni. No, rimane dietro. Anche Nicola abbastanza conservativo, Nicola di un anno, due anni più fa. Più battagliero, tu lo vuoi più battagliero? Sì. No, me lo ricordavo più battagliero. Vabbè, anche ancora questo... la gara è molto lunga, magari sì. Sa che le strategie, le primi tre, sono strategie comunque diverse, quindi valuta anche il da farsi. Sì. Abbiamo visto invece prima il sorpasso di Patrick Speri, gran sorpasso, grande staccata, sì. In curva 1 affonda e sferra l'attacco sul suo collega e campione sempre di Prime League, ricordiamo che Luni ha vinto la Prime del 2019, sì. Esatto, e Patrick Speri invece del 2018. Esattamente, due primers, ne abbiamo diversi in realtà, abbiamo anche Lopensky che è, diciamo, uno dei fondatori, padri fondatori della Prime. Abbiamo lo stesso Mister X, anni fa, Matteo Profilo, anche sì, abbiamo tanti Long. Esattamente. Quindi piloti che sono migliorati davvero tanto, devo dire, quindi questo fa piacere. Intanto vediamo. Anch'io stesso arrivo dalla Prime. Tu pure arrivi dalla Prime, tu vabbè, poi non ne parliamo, il gradino ancora superiore. Intanto vediamo Giovi, se... attenzione. Vediamo se. Vediamo su Giovi. Non guadagna più di tanto. Non è più di tanto, lì dietro rimangono tutti con lo stesso passo, nessuno vuole perdere, l'unico pilota che sta perdendo un po' il treno per il DRS è Mike Mai che sopra il secondo nei confronti di Nicola, a proposito di Nicola perché è vicinissimo a Raffaele. E credo che Long abbia fatto un errore in curva 1 perché Patrick Speri prima dell'inizio del rettilineo era un secondo. Attenzione Alessi che prova, scusami, l'attacco nei confronti di Mike Mai, si fa vedere. Rimane però davanti Mike Mai che resiste, nulla di fatto.
Dicevi, scusami. No, dicevo che Long credo abbia fatto un errore in curva 1, perché prima del rettilineo era un secondo e uno di vantaggio su Speri e in curva 2 erano a 5 decimi. Sì, tra l'altro Taz ci dice che se Long continua a fare questi traversi ci sarà da divertire. Sì, in effetti sta stressando e non poco, l'abbiamo visto. Vai, Marco. Attenzione, scusatemi, perché c'è stato un danno da Lesi all'ala, ecco perché forse sta perdendo un po' terreno. Sì, sta perdendo difficoltà. È un danno abbastanza, anche un danno giallo, quindi credo stia facendo piuttosto fatica, e anche qua va un po' largo. Molta fatica. Sì, ci segnala una collisione, piccola collisione con, credo a questo punto, con Mike Mai forse. È molta fatica. Però quest'anno anche un danno leggero comporta perdite fino a un secondo sul giro, anche l'ala appena appena verde. Marco Gano cerca di approfittarne, ora si sta creando un super trenino, vediamo se lesiva e box, sarebbe sicuramente un problema non da poco. Per Gano apre gli RS e Alesi continua, non so se Alesi continua, ci sono quattro vetture praticamente quasi appaiate, passa Gano, Alesi davanti a Giovi, Lopez dietro. Deve provarci subito nel prossimo rettilineo, cioè non perdere la scia di Marco. Vediamo se ci prova ora. Come faccio, È vicino, anzi, ora vicino, è ma entrambi hanno gli RS. È incollato ora, vediamo se ci prova. No, si fa vedere, no, ma rimane dietro in maniera molto ci prova adesso, incrocia. Vediamo se riuscirà a fare il sorpasso dall'esterno. Ha toccato le barriere all'esterno, a sinistra. Se ha fatto un danno, sembrerebbe di no. Alessia in grande difficoltà. Dietro Giovi, tra l'altro, si sono fatti sotto a loro volta Lopinski, Fabio Surnei, tutti, Dario, Matteo Profilo, e poi abbiamo 2 secondi di Mister X. Adesso qua soffre perché il settore centrale la rotta tanto, non aiuta per niente, quindi Giovi è costretto a rimanere. Mi chiedo e ti chiedo se gli conviene a questo punto rimanere in pista a battagliare oppure andare in box. Strano. Io andrei box perché i danni all'ala quest'anno sono veramente, cioè ti fanno perdere veramente tanto tanto tempo. Vediamo, seguiamolo, vediamo se seguirà il tuo consiglio o rimarrà in pista. In questo momento sta cercando comunque di difendersi, ora chiaramente con DRS per dare la posizione nei confronti di Giovi. Sì, deve anche parzializzare nelle ultime due curve perché non altrimenti rischia di andare sul muro. Giovi vicinissimo, Nicola intanto ha passato l'uni. Nicola e ha passato Giovi è affiancata da Lesi. Fabio Surnei indietro dallo spettatore, arriva lunghissimo Lopeschi. E ne approfitta Fabio. Abbiamo visto. No, si gira Dario. Si gira Dario, che è arrivato. È arrivato lungo in curva 1, è andato sul salsicciotto esterno e si è girato. Sono agganciati con Lopensky e purtroppo Dario poi. L'abbiamo intravisto. Sì, si sono agganciati con Lopensky, che ha avuto è arrivato lunghissimo rientrando in pista. E di nuovo safety car, a questo punto per Alessi potrebbe essere una salvezza. Sì, anche per Lopensky che è alla rotta. Anche per Lopensky è un circuito che si conferma pericolosissimo a livello di pista, quindi con i tiri importanti e numerosi. Abbiamo già 3 di tiri dopo appena 15 giri, che non sono pochi. E ora sarà interessante vedere cosa fanno davanti, se rientrerà in box oppure no. Sì, allora, entrando nel box sia Long che Palisperi. Tu, Raffo, se dovessi essere pilota Williams al posto di Long, cosa faresti? Continui oppure al posto di Long? Sinceramente mi fermerei e allungherei un po' di più lo stinto sulla seconda gialla. Penso sia la scelta migliore, sì. Perché alla fine anche comunque, perché allora fa un po', diciamo, questa differenza di gomma magari si farà sentire sempre di più, quindi esatto. È anche vero che con la safety in questo momento, che comunque erano stati abbastanza attaccati, rientrerebbe in fondo. È vero anche questo. Magari potrebbe aspettare, vedere se qualcuno si ferma dietro di lui, ma non penso che si ferma adesso, non so. Continua. Penso si vada a fermare invece. Sì, va. No, ha fatto la finta. Patrick invece si ferma. Nicola continua e lui segue Patrick.
Quindi Patrick e Luni hanno scelto, diciamo, la strategia. Anche Alesi, che Alesi deve cambiare zona. Sì. Il problema è che dietro si sono fermati quasi tutti dopo Matteo Profilo un po', praticamente. Quindi sì, anche Roche e anche Mister X. E vedo gomma rossa per Alesi. Sì. E sì, gomma rossa per Alesi e anche Lopez. Mentre gomma gialla per Luni e Patrick Speri, gomma hard per i Roche. Intanto salutiamo alla chat Gabriel che ci saluta. Siamo al 16° giro, safety car in corso per purtroppo una collisione, o meglio diciamo due piloti che si sono agganciati, ossia Lopez che è tornato in box per cambiare ala, e purtroppo Dario che dopo una strepitosa qualifica e una buona gara si è ritirato. Peccato, perché sta veramente facendo una bellissima gara e poteva andare anche, diciamo, ad emulare il risultato del suo, diciamo, fratello nonché collega della sport della gara di ieri, chiaramente Fabio. Comunque speriamo in una prossima rivincita, magari anche a Monte Carlo, non la pista più semplice, però mai dire mai. Torniamo là davanti. Direi che Long a questo punto è l'unico che opta per una strategia, diciamo, abbastanza conservativa, quindi rimarrà ancora in pista. Quanti giri possono fare queste gomme? Allora, a livello che va tranquillo, ancora, sì. Ancora 5, considerando le safety car potrebbe allungare un po' di più, non più di 10 secondo me. Quindi dai 5 ai 10 poi dovrà fermarsi, perderebbe comunque anche un'eternità. Sì, poi inizierà a perdere troppo. Già dovrebbe iniziare a perdere, che comunque ha il doppio di giri rispetto agli altri su questa gomma gialla. Eh sì, a questo punto deve sperare in un'altra safety car nei prossimi 6-7 giri. Però e prima aveva due scudieri comunque, perché quelli dietro di lui erano in gomma. E adesso rischia, se iniziano a sorpassarlo, inizierà sicuramente a perdere secondi. E poi Patrick Speri non è troppo lontano, comunque non dava posizione, con gomme nuove però. Sì, esatto. Si riferma i Roshi. E box ora gli mettono un bel cartello di divieto, secondo me. Non ti fare vedere per i prossimi 5 giri almeno. Scioperano, gomma rossa vedo pronta. Tanto Dario che in chat scrive peccato veramente, peccato per la sua gara, abbiamo detto poco fa, una gara molto molto buona fino, diciamo, al contatto con Lopez. Ci chiede Michael Botto quante gomme medie nuove hanno. Allora, nuova è una più quella della qualifica, se non la usi rimane nuova, quindi i Roshi non mi sembra l'abbia usata in qualifica, quindi ne aveva due. Intanto Mister X si è disconnesso, credo, ahimè. Lo vedo fantasma. Sì. No, sì, anch'io vedo fantasma, no, ma è in pista. Quindi non mi sembra la guida da IA. Safety car, non so se si ferma, vediamo se si ferma questo giro ancora. No, mi sa che è crashato invece. Non è crashato. Sì. Sì, comunque sono già tutti compattati, Roche ha già recuperato il gruppo, quindi credo che la safety car spegnerà adesso le luci. Quindi aspettiamo queste ultime curve, vediamo se entrando nell'ultimo settore, sì, safety car rientra, quindi prepariamoci alla ripartenza della gara, siamo arrivati praticamente a poco più di un terzo di questo quinto appuntamento della Sport League, della Pro League. Vi ricordo chiaramente che la settimana prossima torneranno di gran carriera Jacopo e Luca. Questa settimana per problemi personali non ci sono, si riparte con Nicola che è già incollato. E attenzione però, perché la safety car ancora non è entrata in box. Troppo presto, però. Doveva Si butta Nicola all'esterno. Stesso,
piccolo contatto ho visto, ma credo fosse ruota contro pancia, quindi non ci dovrebbero sì, essere danni tra per i l'altro due. Long... Attenzione, Luni, Patrick e Lopez, che Patrick ha perso due posizioni. Sì, Patrick perde due posizioni e adesso si ritrova davanti al suo compagno di squadra Lesi. Mister X e Box. Tra l'altro, non so se è innesto intanto. È rientrato, non ho... Sì, ha messo gomma usata di 14 giri, ma è il bot, è il bot, infatti. Nel duello che abbiamo intravisto tra Nicole e Long mi è sembrato proprio in accelerazione in uscita che Long aveva proprio dei problemi con la macchina che si è un po' scomposta, che anche causa anche gomme, stiamo vedendo che sta perdendo tantissimo, sta perdendo sì. Già un secondo Long che è già, esatto, già fuori dalla zona DRS, l'unica sua speranza forse era rimanere aggrappato al DRS di Nicola, ma questa, nel misto soprattutto lo vediamo in grande difficoltà in accelerazione, vediamo delle scodate degne di Nigel Mansell. Sì, tant'è che Mickey Mayer il castello era praticamente a un decimo di distacco e quindi credo che arriverà subito il sorpasso qua sul rettilineo. Sì, e rimaniamo su di loro mentre Nicola ha portato già un secondo e sei, potrebbe essere un grande aiuto per Nicola la presenza di Long, anche se immagino che ora avrà difficoltà a finire. Scusa, vedremo. Mickey Mayer già attaccato sotto i due decimi addirittura, è incollato e ci prova, vediamo se Long continua. Sì, continua Long continua a questo punto. Long resiste anche? Resiste anche, c'ha un'ottima velocità di punta, il problema suo sarà ora in accelerazione magari cercare di resistere, infatti si trova già incollato dietro anche la seconda Mercedes di Marco Ganu che è partito maluccio. Si scuola in uscita, ha partito maluccio con politiche non ottime, ora sì. Sta recuperando, vediamo, no, si fa vedere, sta dando fondo all'ERS Long, lo vedo bello scarico in questo momento, sta cercando di tenere intanto un secondo e sei con Mickey Mayer che a questo punto può iniziare a cercare anche lui di togliersi diciamo di dosso gli altri piloti, di lasciarli fuori dalla zona di resa approfittando proprio della presenza di Long. Ernesto credo sia rientrato. Sì, confermo. Sì, Ernesto è rientrato. Tra l'altro... Stiamo vedendo ora una grafica semplicemente le come utilizzate dei piloti, tutti con mezzi tranne Punto Lopez, che adesso come diceva Raffo è il rosso. Vediamo ora se Mickey Mayer, se Marco Ganu riuscirà a passare Long, che tutto sommato non si sta difendendo male, cioè, non sta, fa molta fatica ora in questo settore dove parzializza, si vede proprio che deve parzializzare, si trova già incollato con Ganu in curva, in prima curva, vediamo se è il box. Sì. Attenzione, alza il piede Ganu. Alza il piede Ganu, sì. Forse un po' uno spavento perché Giovi l'ha un po' stretto sul muro, quindi per paura magari di un contatto preferito e questo riprovarci ancora Mickey Mayer e Nicola che stanno andando via. Tra l'altro Mickey Mayer ha attenzione adesso Marco, attenzione. Sì, Marco che ha DRS all'interno, ci prova con Long che non, questa volta non si oppone, rimane dietro, è in quarta posizione. A questo punto Long deve sperare di perde il meno possibile rimanendo nel gruppone, ma non è semplice perché gli altri hanno nome nuovo praticamente. Sì, mi aspetto che Long andrà ai pit presto. Sì, un secondo e uno intanto tra Mickey Mayer, vedete la classifica dopo 20 giri, 3 secondi e uno. Ah, Mickey Mayer a muro, Mickey Mayer a muro al castello. Ha rischiato tantissimo. Ha rotto anche... l'ala. Ha rischiato tantissimo anche Marco Ganu, una scodata pazzesca sempre al castello, abbiamo intervista la live mentre si sposta scorrere. E attenzione sì. Che qua è una brutto zona un po' posto, brutta brutto posto. Infatti Fabio Surnemi deve accodarsi. Sì, Fabio Surnemi si è accodato, prova totalmente senza la Mickey Mayer, ora dovrà affrontare queste curve veloci circondato praticamente da piloti che arrivano
300, allora pericolosissima, pericolosissima situazione in quella curva, veramente pericolosa. Meno male che non è successo nulla, ora entrerà ai box già in ultima posizione. Quindi, gara purtroppo. Ma attenzione, sei in contatto con Giovi? Non ho visto Long. Bene se è stato Giovi con Long. Mi sono perso l'altro pilota. Comunque, Giovi ha toccato. Sì, o la macchina davanti o il muro addirittura. Ci siamo persi Giovi che ha perso tantissime posizioni. Stavo dicendo. Era la rotta che... anche. Stavo dicendo che l'ennesima occasione persa per Mike Mike. In diverse gare si è trovato in buona posizione, poi con piccoli errori ha veramente, come dire, perso delle buone occasioni. E comunque in tutto ciò Fabio Surnemi si ritrova quarto a 6 secondi dalla vetta. Esattamente, a 6 secondi. E siamo solo al 21esimo giro. E se dovesse liberarsi in senso buono, chiaramente, di Long. E non penso che abbia molte difficoltà considerando anche il tipo di gomma. A quel punto si troverebbe di fronte soltanto Marco Gano. Che a sua sì, volta Marco Gano è che in piena gara. Senza DRS, esatto, senza DRS a 4 secondi da Nicola. Da lì inizierebbe solo una gara di passo per Fabio. E potrebbe anche tentare l'undercut, perché ricordiamo che dovranno effettuare ancora un'altra sosta i piloti. Sì, hanno tutte le strade, là davanti a parte Long, hanno tutti la stessa strategia. Long ha toccato il muro, secondo me ha rotto le pance, perché ha dato una grande sportellata al muro. Ti confermo, sì, ti confermo. Beh. Ti confermo che ha un danno Long, che va in box. Ma avrà un danno pesante non solo all'ala, ma anche appunto al fondo, perché ha proprio dato col lato della macchina grande botta al muro in ingresso di curva 18. Quindi passa in terza posizione Fabio, quarto Luni, tra l'altro con una strategia teoricamente migliore, 5 giri con le medie, quindi in ottima posizione anche, diciamo, da un punto di vista strategico. Poi Alessi in quinta posizione davanti a Matteo Profilo, Speri e Lopensky. Come potete vedere le posizioni variano praticamente da giro in giro, quindi aspettiamoci ancora un po' di tutto, anche perché siamo a malapena al 22esimo giro. Attenzione Long, che è appena uscito dai box e secondo me prova subito il sorpasso su Mister X. Infatti sì, prova all'interno, si butta all'interno con Mister X, che rimane nella sua traiettoria. Chiaramente ha una gomma diversa, 17 giri contro una gomma nuova di Zecca, quindi nulla da fare per Mister X, il pilota Alfa Tauri. Andiamo là davanti, perché Giovi ha un danno leggero. Comunque Giovi ha un danno leggero, là davanti invece Marco Gano sta perdendo giro dopo giro qualcosa nei confronti di Nicola, 5 secondi e 2. Non so se a livello strategico la sua gara, oppure si preoccupa forse più di quello del pilota che sta arrivando dietro. Credo che in questo momento si stia guardando negli specchietti. E comunque da notare Luni che lì è attaccato. Infatti stavo proprio dicendo questa cosa, che Luni comunque mantiene il passo, 7 secondi e 3, 8 decimi nei confronti di Fabio. Intanto vediamo cosa succede con Hiroshi su Lopensky. Hiroshi su Lopensky. Quindi Williams davanti a l'Alfa Tauri di Lopensky per la ottava e nona posizione. Intanto Giove abbiamo detto che purtroppo ha un danno, quindi gara un po' sottotono, devo dire, di Giove con Mike Mike, che intanto passa Mister X, si porta in dodicesima posizione. Ricordiamo chi si collega solo da ora che ci sono tre ritiri, come potete vedere, Dario Scarsonico, Lele Salva, diversi, diciamo, piloti che sono entrati in box per vari problemi alle vetture. Un errore anche da parte di Fabio Surname, che è partito in prima fila, poi si è ritrovato tredicesimo, ora si è riportato là davanti con i primissimi. Sì, situazioni che al momento vedono praticamente tutti i piloti a punti tranne Mister X, perché ricordiamo che quest'anno i punti vanno sì, ai primi 12. Esattamente. Fabio che è lì per andare sotto il secondo, 1 sì. E 1
È vicino alla zona di LS, molto Sì, vicino. per un decimino forse non riesce a prendere perché passa, tra poco passerà sul detection, è 1.18, forse ce la fa. Se non ce la Sì, fa è veramente per un nulla. È ormai. per un millesimo. Per un millesimo non ha preso il DRS. Diciamo che anche intanto Fabio fa il giro veloce 1.43.6. Il punto di forza di Fabio Zurnheim, chiaramente oltre alla velocità, è la È la capacità, costanza. la costanza, la capacità di comunque evitare di, nelle situazioni difficili, di, come dire, fare il passo più lungo alla gamba, o comunque fare errori che potrebbero davvero compromettere la gara, perché molte volte vediamo piloti che per un errore si ritrova nel gruppone, presi un po' dalla fretta. Intanto il giro veloce che cambia di secondo in secondo, con prima Long e mica mai, mentre lui, diciamo, è riuscito a rimanere nel gruppone, senza, diciamo, provare attacchi o situazioni particolari, ma guadagnando man mano le posizioni, complice anche gli errori degli altri piloti. Sì, grande, grande costanza e grande maestria appunto nel tirarsi fuori dai guai e recuperare, perché comunque ricordiamo, cioè, al secondo giro era qua, più o meno ultimo e adesso invece è in terza posizione. Esattamente, intanto sotto il secondo decisamente ora Fabio nei confronti di Marco Grano, che dopo una qualifica un po' così così è riuscito a risalire anche lui, diciamo, con una strategia molto sorniona, molto sorniona, ha guadagnato diverse posizioni. Ah, scuola in uscita qua da... Guardando la curva 16 di Luni Fabio, ha ha preso fatto un piccolo qualcosina. errore, è arrivato un po' lungo e ha perso mezzo secondo. Vediamo infatti ora 7 secondi da Nicola, e con Alessico ormai a 6 decimi. Intanto vediamo se Fabio si fa vedere ancora un po' lontano. Lontano, appunto come dicevamo prima, scodato in uscita prima del Alessi. rettilineo. Alessi è Alesi arrivato ed che... è passato, anche intanto anche Matteo Profilo, che sta ricostruendo una gara ottima, devo dire, si fa Lopez in box. vedere con Lopez che box, si fa vedere nei confronti di Luni, che l'ultimo giro un po' ha commesso qualche errorino di troppo. Giro veloce intanto ancora di Michelmai, 42.9. Penske è entrata in pista proprio davanti a Long, quindi questa è una mossa molto importante per la sua gara, davanti a Long e a Michelmai. Ci chiedono se Nicola sta avendo Long che ci stava per provare. ci chiedono se Nicola sta avendo un drop, un leggero drop di prestazioni. Credo che semplicemente abbia fatto un errore perché ha perso più di un secondo in mezzo giro, quindi credo un lungo. Sì, che poi è una pista che veramente in un giro ti può rovinare veramente la gara, basta poco e. Sì, perché il giro precedente aveva girato 44-1, l'ultimo giro 45-0, quindi sicuramente un errore da pilota rugby. Sì, Fabio è rimasto in realtà, attualmente, ora vediamo se ci proverà, è ancora un po' lontano, sembra quasi che stia gestendo, ora non sarebbe la prima volta, magari sta gestendo un po', sta controllando gli avversari. Beh, sicuramente può far comodo stare dietro, soprattutto se non ne hai così tanto di più per passare, può essere comodo rimanere dietro, vedi che tanto guadagni, ti metti dietro, gestisci la gomma, gestisci l'erse, anche la benzina. Matteo Matteo ai Profilo box box. aveva un danno all'ala lieve. Sì, e vedo gomma gialla pronta per lui, meccanici Ferrari che gli cambiano l'ala anteriore. Con Si grande accollerà mica comodità, mai. eh. Pantalonga. Molto comodi i meccanici ferrari, intanto se la prendono molto, molto alla leggera. Con calma. Esce, sì, con grande calma, esce in dodicesima posizione dietro Long. Diciamo che Long, poi magari se andrà fuori lo chiederemo, comunque anche in privatamente in altre sedi, una strategia che finora non gli sta dando grandi frutti, perché oltre a perdere
tanti secondi in pista, ora si trova quasi a 30 secondi da Nicola. Sì, una gomma più nuova, però sono sempre 30 secondi. Era davanti quando è ripartito la safety car. Però ha perso tanto tempo con quell'errore, con quella la rotta, all'ultima curva ha perso, penso, almeno 4-5 secondi, quindi sì, a quest'ora sarebbe rientrato in pista, magari ecco, con Giovi o poco dietro a Giovi, qualche secondo dietro a Giovi, invece ha perso parecchi secondi tra il cambio dell'ala e tutto. Attenzione a Fabio, perché adesso è 5 decimi di distacco, apre ora il DRS, quindi potrebbe provarci adesso. Ci prova, vediamo se si fa vedere. Ma è troppo lontano ancora con Marco Canu che lo tiene d'occhio. Imposta la traiettoria per curva 1, nulla da fare per Fabio che rimane dietro. Intanto 3 secondi e 8, 3 secondi e 8 il distacco di Marco Canu con Fonti di Nicola, gara tutta da giocare. Ma lo sapevamo che Fabio comunque era interamente in gara, intanto si fa vedere ancora nei confronti di Marco Cano, ma rimane dietro. Giovi box, cambio anche dell'ala e gomma gialla. Giovi è andato alla fine box, è l'unico pilota in più. Lungo Matteo Fafilo, ha fatto un pelo al muro in curva 1. Fabio che credo un errorino, perché è un secondo e 4 adesso da Marco Cano. Sì. E Patrick passa Luni che è un po' in difficoltà, anche se ha la stessa identica strategia del pilota Aston Martin. Aston Martin che stanno facendo un'ottima gara, si trovano in quarta e quinta posizione con strategie diversificate, ma comunque un buon passo. Sarà interessante vedere la strategia della Aston Martin, perché potrebbero gestire, diciamo, anche meglio a livello di scuderia un po' l'andamento della gara, ecco. Sì, Nicola che comunque sta alzando parecchi tempi, perché gli ultimi giri li ha girati in 44,4, sì. 44 medio. Gano invece è andato sul 43,9. Se fossi Fabio, ti fermeresti prima degli altri per fare un undercut e recuperare quei 3-4 secondi in più? Poi te la giochi sul passo, magari riesci a tenere comunque dietro. Sì, adesso bisogna vedere dove rientrerebbe, però comunque sì, uno o due giri prima mi fermerei per tentare un undercut, sai, anche per accorciare e comunque stressare poi meno la gomma successivamente. Beh, c'è un gap di 17 secondi tra Hiroshi e Mikemai, ora credo che 27 secondi sia possano bastare. Quanto ci mettono più o meno per uscire dai box? Sì, più o meno come hai detto te, 25-26 secondi. Quindi rientrerebbe comunque nel gruppone, non penso che forse sia ancora il caso, perché ne ha 22. C'è da considerare che comunque è una pista dove l'undercut non è così potente e se sei bravo e hai la velocità e ancora un po' di gomma riesci a fare un overcut, perché comunque anche la gomma media ci vuole un paio di curve prima che vada in temperatura, non è immediato. Lo scopriremo tra poco quale sarà la strategia dei piloti da davanti, perché sono già al 19° giro, quindi come anche le sie, l'11° dovrebbero fermarsi i primi 7, sono obbligati tra poco a fermarsi. Sì, quindi oddio, al Patrick Speri e Luni dovrebbero continuare, anche Mike Mai, così andare verso il 40° sì, a fermarsi e cambiare gomma. Andranno su una rossa sul finale. Sì. Gli unici al momento che dovrebbero mettere un'altra gialla sono Alesi, Hiroshi e i primi tre. E Mister X che si trova in 13° posizione. Poi chiaramente bisognerà vedere le strategie, tenendo conto di eventuali safety car che potrebbero coinvolgere. Intanto Speri sta andando a prendere Alesi che avere problemi di gomma, 11° giro con le soft, vediamo se faciliterà il sorpasso del compagno di squadra e magari darà una mano per tenere dietro l'uno. Potrebbe ora farlo passare eventualmente, ma un po' lontano. Distacco tra Marco Gano e Nicola che si è un po' stabilizzato negli ultimi giri. Intanto Matteo Profilo segna un 1:42.744, nuovo giro veloce di gara, lo strappa Fabio Surname e si mette a dettare il passo. Molto interessante questi comunque indirizzi da parte di
Matteo Profilo, perché ci fanno, rendono conto dei progressi che sta facendo il pilota catalano. Alesi rimane intanto davanti, con lui troppo vicino forse nei confronti di Speri. Speri che secondo me dovesse passare Alesi, potrebbe comunque avvicinarsi a quel gruppettino con i primi tre, visto che Nicola in effetti, come dicevi tu Raff, sta un po' perdendo giro dopo giro. Siamo a 3 secondi ora, occhio che... Sì, ancora Nicola perde, l'ultimo giro è andato sul 44.2, Gano invece ha girato in 44.3, ha riguadagnato qualcosina, ma nelle ultime curve stanno riprendendo il duo qua, Marco e Fabio. Sì. Vediamo ora se Aston Martin, se Alesi continua, oppure si fermerà in questo giro, anche se ancora un po' di vantaggio nei confronti di Speri, sembra comunque potersi difendere ancora, comunque avere un passo discreto. Marco e box. Marco quindi e tenta box, un undercut. Quindi è lui che tenta l'undercut nei confronti di Fabio Zonelli per cercare di non rimanere, come dire, di sfruttare al massimo ogni piccolo vantaggio. Bisognerà vedere ora dove tornerà in pista, perché c'è, e adesso andrei a seguire Fabio perché deve fare un giro a fuoco se vuole provare ad andargli davanti. Poi andiamo su Fabio, però vediamo prima dove si Marco Ganu, che è da solo in pista. Pista libera, sì. Pista libera, quindi ha la possibilità di assolutamente di guadagnare qualcosa. Andiamo su Fabio, vediamo il distacco da Fabio, già sotto i 3 secondi nei confronti di Nicola. Chiaramente deve cercare di spingere perché c'è un vantaggio di praticamente 17 secondi circa, 16 secondi abbondanti. Fabio che fa registrare il suo miglior primo settore, 36.4 contro i 36 alti dei giri precedenti, e si porta già 2.7 da Nicola. Se andiamo a vedere il distacco, Marco adesso è a 17 secondi da Fabio. Attenzione a Luni perché è vicinissimo e secondo me adesso potrebbe provare l'attacco, anche se la scia di Alesi aiuterà sicuramente Patek. Sta guadagnando da Marco Gano qualche decimino, poca roba, però sotto i 17 secondi, 16 secondi e mezzo, sarà quasi impossibile per Fabio rimanere davanti. Forse decide di rimanere in pista o no? No, vai box. Vai box. Sì, Fabio che vai box ha perso 5 decimi nel T2 nei confronti di Marco Gano. Sì, ha perso 5 decimi, quindi a questo punto speranze di sorpasso, a meno che... Errore di Alesi. È Luni, si trova imbottigliato. Marco che passa... Attenzione perché Marco adesso è in curva 1, staccata, davanti, sì, è ampiamente davanti. Decisamente davanti per il tipo di curva che dovrà affrontare Fabio, che ci avrà più o meno un secondo e mezzo, due secondino abbondante nei confronti di... errore intanto di Speri. Errore di Speri, classico errore. Stava lungo. Alesi l'aveva fatto passare nel rettilineo, probabilmente Patrick ha perso il punto di staccata, sì. O è andato troppo veloce. Peccato per lui. Marco Gano quindi che si porta davanti a Fabio di circa 2 secondi e Nicola invece continua, quindi Nicola attenzione, continua, vuole gestire, potrebbero quei 3 recuperare secondini. Però rischia infatti di farsi sì. Marco in questo momento dovrebbe essere davanti a Nicola, Fabio anche. Alesi sta guidando non sulle uova, su pancarè uova praticamente, su tutto, guardate che difficoltà, infatti lo passa lui, è uscito in maniera a dir poco scorbutico con la sua Aston Martin, credo che debba fermarsi assolutamente. Non riuscirà a montare un'altra soft, è gigante, forse mettere una media penso. Peccato per Speri, per la strategia anche da parte della Aston Martin, che poteva essere chiaramente un errore, ci può stare, ci mancherebbe altro. Tanto Alesi dovrebbe a questo punto mettere la freccia, credo. Ma no, decide di prendere... No, dai box. Scelta... Alesi box e Nicola invece continua, ancora. Nicola continua, magari se possiamo vedere un po' il distacco che ha, calcolare il distacco, dovrebbe essere... I momenti di Marco Gano... Sì. È al limite Nicola.
Nicola al limite, e comunque Gano ha guadagnato quasi un secondo nell'ultimo giro a Gano sta Fabio. spingendo tantissimo e con questo, intanto attenzione a Alesi che esce davanti ai Rossi, decima posizione, gomme medie chiaramente per Alesi che dovrebbe completare, anzi completerà l'ultimo tiro con questo tipo di gomme. Forse ci dice Fleming, buon vecchio Fleming, che Nicola potrebbe andare sulle soft. Perché già effettivamente lui è già dietro ora, lui è già dietro a Marco Gano. Soft 17 Non è non un'idea porta al... malvagia, solo che dovrebbe fare ancora 8 giri su questa gomma. Se non si ferma però in questi due giri, 2 o 3 giri, penso che opterà per questo tipo di strategia, però rischia in quel caso di praticamente trovarsi a molti secondi dai primi due. Questo è vero, però magari una safety car negli ultimi giri, negli ultimi 10 giri, potrebbe essere molto utile, quindi chissà, può provare questo rischio. Tanto Fabio Continua. ringrazia un po' Patrick Speri perché sta facendo un po' da tappa a Marco, quindi è riuscito a rientrare Sì. nel secondo. Intanto Marco si fa vedere, andiamo su loro due. Si vede macchinante, Patrick ma non è semplicissimo da sorpassare, quindi Marco lo passa perché col DRS a vita facile, ma adesso vedremo Fabio invece. infatti il distacco di Marco si era alzato fino a 17 secondi e 1, quindi Nicola ha pensato bene di continuare effettivamente in quel giro. Ora vedremo Fabio che è sempre lì vicino nell'andare a prendere i piloti là davanti, ma da quando si è piazzato in quarta posizione è sempre a rincorrere. Ora c'è Speri tra sé e Marco Gano, vediamo se riuscirà a passarlo rapidamente, perché altrimenti perderà quello che ha guadagnato. Eh sì, è vicino, si farà tutto il T2 dietro di lui per dare un bel po' di tempo. Nicola in questo momento credo che potrebbe uscire dietro, proprio dietro Fabio. 17 secondi e 2 il gap tra il primo e il quarto posto, quindi in quel caso dovrebbe, tralasciando Speri che ha già 16 giri sulla gomma e anche lo stesso Luni, dovrebbe praticamente andare a recuperare non tantissimo nei confronti di Fabio, che comunque è sempre il leader del mondiale, quindi ha un passo molto buono, e poi dovrebbe anche andare a prendere Gano che in realtà sta guadagnando ora abbastanza. Sì, si porta già 1,5 da Fabio Gano. Quindi deve cercare il sorpasso alla svelta Fabio, ma credo che arriverà adesso perché comunque è molto vicino. Dottor Long danno all'ala e sì, Dottor Long danno all'ala a destra. Peccato, peccato per la gara che, anche se la strategia non è stata proprio la migliore, a dire il vero, eh. Fabio che Soffriva esprime veramente tutto tanto. l'ERS, si affianca col Sì. DRS, ancora non ha vita facile, credo che abbia un setup abbastanza scarico Patrick comunque, conoscendolo. Long vai box per sostituire là. Passa intanto Fabio che rimane comunque no, fuori dalla zona DRS, ma credo che lui cercherà di ricoprire il gap il prima possibile nei confronti di, chiaramente nei confronti di Marco Gano. Sì, un secondo e uno. Il problema di Nicola è che se dovesse entrare in box adesso, secondo me, tornerebbe in pista ben dietro a Fabio, ma ampiamente dietro Sì. anche probabilmente a Michael Masi, a Matteo Profilo, addirittura forse anche ad Alesi, che hanno gomme molto più fresche di lui e che probabilmente staranno girando anche più velocemente, immagino. Sì, e poi dovrebbe recuperarli tutti. Chiaramente potrebbe avere delle gomme molto più fresche all'inizio, ma poi deve portarle comunque anche alla fine. Mi sembra che comunque la strategia di Nicola a questo punto sia indirizzata a questo tipo di gomme, perché siamo già al 34esimo giro. O si ferma ora. Intanto vediamo Mike Martin Lopez così. No, nulla di fatto. Oppure aspetterà 2 o 3 giri, a questo punto si fermerà. Sì, Nicola fermandosi adesso dovrebbe rientrare forse appena dietro a Michele Tutto ciò, diciamo che se tu dovessi dare un favorito alla gara, chi diresti che
E in questo momento non ti nascondo che vedo comunque favorito Marco Cano. Sì, anche io. Perché Nicola, sì, è vero che poi sarà con la rossa, ma comunque la rossa appunto c'ha 5-6 giri, poi inizia comunque un grande degrado, il posteriore lo senti scivolare molto, mancano 15 giri, non credo che Nicola ne farà altri 5-6 su sta media. E rischia poi di andare troppo in fondo. Piccolo errore di Mike Mai in trazione, però lo penso che non è profitto. Sta sì, aspettando, non so, non deve neanche sperare a questo punto in una safety car, perché comunque lo riporterebbe no, comunque in fondo o quasi, ma poi dopo, beh, magari adesso sì, ecco, però ecco, dovessi entrare box sarebbe un disastro. Intanto ringraziamo Talz che si è riabbonato al canale, questo è il sesto mese e ci delizia con una sua perla. Cosa fa un prete su una moto? La messa in piega. Intanto la Penske va dritto a curva. Ha fatto una cosa buona Taz, poi ha rovinato tutto. Ha rovinato tutto. Bannate questo ragazzo. Dritto nella via di fuga di curva 8, la Penske ha perso. Ah, peccato. Tanto dietro vedo che io sto cercando di tenere il passo di Alesi, che però con una gomma decisamente. E con la box. Più. E vedo pronta gomma rossa. Eh sì, cioè, Marco Cano a 12 secondi. Il rischio di trovarsi comunque non dico a 10 secondi da Marco Cano, ma poco ci manca. Comunque 15 giri su questa gomma sono parecchie. Ci abbiamo visto prima Lesi che era sulle uova. Vediamo intanto. Ed è dietro a Patrick Speri. Dietro a Speri. Sì. Che però attaccherà davanti a lui. È dietro e allora circa 5 secondi e mezzo da Fabio Fumei, deve spingere tantissimo questi due iniziati. Vediamo se ci prova subito. Si fa vedere nei confronti di Speri con un attacco abbastanza profondo. Speri probabilmente sa che non ha la sua stessa strategia, si dovrà fermare ora, quindi di fatto gli lascia la porta aperta e ora ha 6 secondi circa da Fabio. Adesso deve cercare di fare almeno 6-7 giri da qualifica, perché ha il ritardo dal pilota in testa è 7 secondi e deve anche passarne 2 sicuramente. Intanto Marco Cano ha difficoltà a passare Luni, scusate, stavo un attimo in comunicazione della regia, e Fabio è tornato sotto. Sono incollati in 3. E questo non gli aiuta sicuramente con Nicola dietro quella rossa. E Nicola sta guadagnando tantissimo, già a 5 secondi. Devono assolutamente... Attenzione Fabio, ho visto che ha attaccato il muro. Andiamo a vedere se sì, c'è un danno nei confronti di Fabio. E questo. Questo non aiuta. E questo è un problema. Luni va in box, ma Fabio ha 13 giri dal termine alla rotta. Vediamo se quanto potrà influire, ma penso questa è una bella non rientrerà, penso, ma comunque il podio forse riuscirà a stare davanti a Mike Mai, però vediamo. E vediamo adesso nel settore centrale, che è quello dove dovrebbe soffrire di più. Se riesce a rimanere sotto il secondo da Marco, magari anche ha una speranza di rimanere sul podio. Sì, Nicola in realtà ora sta spingendo, 42-1 per Mister X, forse sta anche un po' gestendo la gara Nicola, nel senso di, certo, 5 secondi da Gano. In 14 giri deve comunque iniziare a stringere. Sì. Comunque sembra non soffrire troppo Fabio, perché comunque gli è rimasto dietro in... Sì, probabilmente è un danno molto lieve, quindi finché riesce a tenere la scia di Marco non dovrebbe avere problemi. Però Nicola si sta avvicinando. Forse ha guadagnato un po' meno questi ultimi due giri, però adesso credo che la strategia di Fabio sia gestire, credo non tenterà il sorpasso.
Sì, vediamo un po' però se magari ci No, invece prova. si fa vedere. Ci prova, ci prova, Ci ci prova. prova, ci prova. Ci prova e passa e si porta in prima posizione. Il primo giro in cui si trova in testa in questa gara con Nicola intanto che fa un 41,8 che diciamo spinge il pilota McLaren a, come dire, andare in testa con Marco Gano che ora vediamo cosa farà, eh. Alza un po' il piede. Mi aspettavo Sì, che avesse più difficoltà. Fabio. Esatto, invece sta andando anche via, sembra. Attenzione. Vediamo, Controlla Nicola ha 4 Chiazza. secondi, eh. Sì, Nicola secondo me 42. avrà ancora 2, massimo 3 giri dove Guardiamo. avrà un bel boost della gomma, poi dovrebbe assottigliarsi, cioè quindi recupererà secondo me 2-3 decimi al giro, non molto di più. Certo, vincere anche col danno, partendo di fatto 13esimo sarebbe la mazzata importante in classifica, non solo in classifica. Sì, adesso in questo momento Fabio allungherebbe di altri 7 punti su Marco. Quindi Vediamo se Marco riesce a resistere in questi giri si trova in realtà ora abbastanza vicino, alza il quindi piede. 3 secondi invece il distacco, 3 secondi e 2 il distacco che ha nei confronti di, il vantaggio che ha nei confronti di Nicola, con Mike Mai che è a 5 secondi e 2, intanto lui mi ha passato Giovi, si sì, ha passato Giovi, quindi la As di Luni che passa a Giovi che in decima posizione. Giovi è autore di una gara un po' Matteo Profilo e Patrick Speri che si scambiano le posizioni, passa Matteo, il pilota Ferrari, e si porta in quinta posizione ed entra così in top 5. grande crescita di Matteo Profilo, sono molto contento, penso anche Marco che era un po', diciamo, ha avuto un po' di difficoltà soprattutto nelle prime gare, mi sembra che ora stia migliorando molto, no Marco? Sì, sta prendendo confidenza secondo me col 100%, sta commettendo meno errori, chiaramente siamo all'inizio campionato ancora, però sicuramente ecco, sta migliorando, è chiaro. Attenzione, Ganu fuori dal DRS in questo momento, eh? Un secondo, oh no, è appena tornato giù, era andato a 1,3 per un momento. Marco che secondo me sta un po' calando di ritmo. Sì, Nicola è un secondo e sette, sta recuperando tantissimo Sta continuando a veramente. recuperare Nicola Sì, sì, ancora. sì. Comunque in questo momento secondo me la speranza di Fabio è che Marco gli rimanga dietro nel DRS perché renderebbe la vita difficilissima a Nicola comunque, perché passare un pilota davanti che ha anche il DRS non è facile, anche se la gomma rossa. Sì, penso che a questo punto Marco si stia tenendo qualcosa forse per gli ultimi giri, può essere anche questo. Non lo so, Speri box. sicuramente Nicola fa qualche giro, due, tre, penso 3-4 giri già avrà Però lì. anche con le gomme più usate Raffo forse avrà il problema più che altro gli ultimissimi giri. Io penso che comunque anche con gomme più usate rosse credo che recupererà nei confronti dei primi due. Staremo a vedere, sicuramente è più difficile avendo i due piloti a trenino. Sì, anche se così loro due dico che perdono tempo, però Nicola è sotto il secondo. Nicola sotto il Adesso vediamo. secondo, allora vediamo cosa la velocità di punta anche in rettilineo, la velocità di punta in rettilineo, perché dovesse superare ora Marco, in quel caso credo che per Fabio sarebbe un problema. Guarda, secondo me si giocheranno tutto nell'ultimo giro, secondo me è una cosa che mi è successa anche più o meno in Bahrain, che lì il degrado è molto simile, c'era Emazza davanti a me con il gomma rossa, mi ha passato,
gli ultimi due giri gliel'ho di nuovo attaccato perché aveva le gomme ormai finite. Una situazione un po' analoga. Sì, non mi stupirei se appunto Marco lasciasse passare, diciamo, Nicola, e a quel punto provasse contro l'attacco proprio su Fabio, sfruttando Nicola, ecco, alle seconde, per poi superare Fabio magari e poi sperare nel decadimento finale delle gomme di Nicola. Beh, anche senza sperare l'attacco su Fabio, ma semplicemente facendo passare Nicola e Marco rimane 6 dietro comunque a Fabio, perderebbe meno punti. Intanto mancano 10 giri alla fine della gara e potete andare a votare sul nostro canale Telegram Formula Italian Team Official Channel il vostro driver of the day. Io aspetterei ancora magari qualche giro per vedere un attimo che cosa succede là davanti. E intanto Long è ancora in box, quindi vai box per vedere cosa succede. Tu, Raffo, chi consigli per gli acquisti, come direbbe il buon vecchio Enrico? Io personalmente ho votato Marco, perché comunque sta facendo una grandissima gara. Marco Cano, sì, sta facendo un'ottima gara. Direi che tutti e tre là davanti, in realtà, non me ne vogliono anche loro, anche Matteo Profilo, quinto, stanno facendo veramente un'ottima gara. Questi quattro piloti meriterebbero, diciamo che ci aspettiamo forse da Fabio quella posizione là, anche la qualifica di Nicola premierei, diciamo che non è una scelta facile, eh. Vediamo se ora succede qualcosa. Io penso che si stanno un po' studiando in questa fase di gara. Non credo che Marco però voglia far passare, da quello che sto vedendo, non penso voglia farlo passare. Se vedi, non ha guadagnato tantissimo su ritirini, ha guadagnato di più in staccata più che altro. Sì, anche in chat ci scrivono: se fossi Marco attaccherei per mettere in crisi la gomma di Nicola. Attenzione che si butta. Contatto, non so se c'è qualche... Sì. Nicola, danno per Nicola, diciamo che... È lo stesso danno che ha fatto, ovviamente. Danno verde, molto lieve. E adesso non aiuta, Perché no. Comunque più i giri passano, più la gomma di Nicola, più che un vantaggio, come dice anche Luca in chat, diventa più uno svantaggio forse. E con la rotta sicuramente non aiuta. Sì, ha cercato di... ha forzato un po' il sorpasso. Marco non ha voluto questa pena, anche perché in piena lotta. E tutto ciò ha causato che Marco è di nuovo fuori dal secondo. Vediamo se riesce a rimanere fino al detection e ritornare sotto. Vediamo anche se Nicola questo danno gli comporterà qualche, diciamo, effettiva difficoltà nel passare Marco, oppure sfrutterà l'uscita al DRS per passare. Marco ancora però DRS ancora di Fabio, sotto la scia, quindi non... Sì. Penso che... E Nicola adesso è lontano. Rimarrà così ancora per qualche giro, penso. Sì. E io credo invece che sarà Marco a tentare l'attacco. Probabile. Punto, visto che Nicola ormai ha meno di attacchi in questi giri. Giovi passa i Rossi. Giovi intanto passa i Rossi, noi stiamo rimaniamo qua davanti perché mancano pochi giri. È la lotta a tre, quindi vediamo, può succedere di tutto, quindi vediamo se Fabio, da quello che si può capire, Fabio non mi sembra che abbia il passo per andare via ora, ma magari ci smentirà una serie di giri veloci, però mi sembra che Marco abbia tenuto, ecco. Marco, sì, negli ultimi giri era un po' altalenante, però comunque non sembra averne per scappare via Fabio. Cioè, in alcuni punti dici ok, è andato, poi Marco ci stupisce sempre, all'ultimo settore riprende tutto. Secondo me è più vicino comunque rispetto a quando ha subito quell'attacco di Nicola. Adesso sì, sa che sta del danno magari di Nicola, si è detto bene, ora
tocca a me però attaccare perché. Attenzione, perché ho visto Marco andare leggermente lungo e scudava in uscita, quindi non vorrei che anche lui abbia dato una toccatina al muro. Tanto Alesina si è avvicinato a Matteo Profilo. Anche Alesina una buona gara. Sì. Mica male, addirittura 21 giri con queste gomme, tenterà di arrivare in fondo sicuramente. Sì, potete vedere ora dalla LAD delle strategie con Nicola con le soft, là davanti con Luni, 5 giri che cercano di recuperare il suo Alesi, e poi dietro Speli, Mr. X e Long, tutti a caccia del giro veloce che ricordiamo sarebbe. E ci scrivono in chat: Fabio sta facendo la cosa giusta con il danno che sta cercando di non far fare ritmo a Marco. Bisogna vedere se Marco, mancano 7 giri, sta aspettando il momento propizio per attaccarlo, quindi sta conservando anche, diciamo, si sta come mantenendo lì dietro per provare ad attaccare gli ultimi 2-3 giri o meno. Potrebbe provarci, sì, io pure credo che ci proverà uno di questi giri, perché comunque ormai abbiamo capito che il gap è quello. Fabio non riesce a salire sopra. Ci sono state un paio di situazioni in cui era sul secondo ma poi è rientrato subito dentro, quindi vuol dire che il passo comunque per stare lì ce l'ha. E anche Nicola tutto sommato con quel piccolo è molto vicino a Nicola. È molto vicino, vicino. Bisognerà capire. Allora, vediamo un attimo cosa succede. Proverà sicuramente. Proverà. Forse. Ora è vicino. Vediamo Nicola, vediamo cosa fa Nicola. Per fare Marco, vicino. È vicino. Non guadagna più di tanto. Però attenzione. Attenzione, sono Marco tutti. Ci prova. Marco ci prova, si butta addirittura per cercare di farsi vedere. In realtà tentativo di difendersi, esce però male perché chiaramente ha un tipo di uscita, diciamo, diversa rispetto a Nicola, ma nulla da fare per il pilota campano. Rimane in terza posizione. Alesi che passa Matteo Profilo. Alesi passa Matteo Profilo, ricordiamo che Matteo Profilo c'ha 3 secondi per 3 secondi, quindi è proprio, diciamo, millesimo su millesimo nei confronti di Luni per la lotta alla sesta posizione. E ora si fa interessante, sì, perché giro dopo giro ora bisogna un attimo stringere un po', come dire, il cerchio e capire soprattutto l'ultimo settore, chi attaccherà chi. Chiaramente Fabio non ha il DLS e dovrà difendersi. Credo che se Marco riuscirà a stare vicino in quest'ultimo settore potrebbe, come ora lo è Nicola, potrebbe farcela. Ora è 8 decimi un po' distante. Alesi! Alesi si ritira. Al castello. Safety car. Safety car e detriti in pista. Safety car, e questa è una buona notizia per Fabio, forse, che dite? Adesso loro sicuramente entreranno e metteranno una gomma rossa. Hanno anche il gap per rimanere davanti. Dici che si fermano? Sì, secondo me sì. E se Fabio si ferma e invece non si ferma dietro, non si ferma? E in ogni caso rientrerebbe appena dietro Nicola e Marco. Quindi... Ma per me nessuno dei tre si ferma. Si ferma. Si ferma. Si Marco box e Nicola rimane fuori. Nicola rimane fuori, infatti. Qualcuno Nicola deve rischiarsela. Ho la sensazione che si fermeranno un po' tutti dietro, quindi non so se è stata una buona mossa questa. Secondo me si fermeranno tutti, io non mi fermerei se fossi. No. Lo so, avete ragione. Con Nicola non si sa se ha un'altra rossa nuova, è quello il problema. Ah, ecco, questo. Anche quello. Però c'è Luni che è davanti a Fabio, mancano pochi giri. Quello sì. Attenzione, davanti a Fabio e Marco è secondo adesso. Quindi... E Marco è secondo e con gomme. Marco ora a questo punto c'ha veramente. Sì. C'ha la gara. Non dico un match point, però. Speri ha forato invece. Ecco. Speri ha forato. Ha fatto la posteriore sinistra e sta andando sui detriti della box della, lentamente del suo compagno. Che sfortuna in Aston Martin, davvero.
molta quindi sfortuna. A questo punto Marco Gano si ritrova praticamente con gomme soft nuove, con Nicola davanti con 9 giri e Luni dietro con 8. Fabio Zunemi in quarta posizione, Fabio chiaramente attaccherà subito Luni. Sì, nella perché speranza ci sono, che ci sono giri sufficienti per attaccare, per anche difficilmente invece per Nicola ci saranno giri sufficienti per difendersi, perché subito verrà attaccato da Marco. Credo sì che abbiano cambiato l'ala, perché non Nicola non si è fermato, sì, Fabio sì, ha cambiato l'ala. Deve sperare Fabio che là davanti Nicola si difenda, perché nel caso in cui Marco riesca a passare subito. C'è un danno per Michè Mai all'ala e credo che sia avvenuto in questo giro. Non so esattamente se ha colpito il muro, forse al castello, ma si è rientrata ai box al giro precedente, ma ha un danno, quindi sarà difficile. È un danno lieve, però comunque si farà sentire. Bisogna vedere ora, tra l'altro, safety car quando rientrerà. Chiaramente ora continua il prossimo giro, è indispensabile per chi vuole, soprattutto per i piloti dal terzo e quarto posto in giù, è indispensabile che si fermi il prossimo giro, che poi due giri sarebbero forse, due o tre giri sono troppo pochi. Sì. E attenzione a Giovi, perché ha davanti Michè Mai che ha leggero danno e poi si può giocare il podio. Sì. Sì, Matteo Profilo, tra l'altro la beffa per Matteo Profilo è che quei 3 secondi che c'ha, praticamente quegli stacchi che ci sono ora potrebbero davvero portarlo dietro. Sì, ci sono Patrick, Mister X e Long che sono belli lontani dal gruppo, quindi un altro giro sicuro. 30 secondi addirittura, speri che andare a fare un bel giro, quindi stesse strategie per tutti quanti, quindi soft per tutti i piloti, con 9 giri sulla gomma per Nicola e 8 giri per Luni, che comunque a questo punto un pensierino per il driver tutto sommato non l'abbiamo considerato, ma effettivamente dopo la gara che sta facendo. Patrick, forse Patrick e Mister X riescono a raggiungere il gruppo, forse entro il prima del rettilineo. Long la vedo più difficile. Sì, penso anch'io sarà difficile, molto difficile. Adesso vediamo, mancano 4 giri, saranno 4 giri di fuoco. Sicuramente subito fuoco, Fabio subito deve provare a passare Luni per forza, e Marco invece deve subito scavalcare Nicola. Se vuole provare a vincere deve fare in questo modo, perché poi così Fabio ne avrebbe due da sorpassare. Sì. Tanto Patrick si è appunto Sì, Patrick rimane Long. Anche sono Long. Però la safety car non rientra. No, è questo giro. Quindi riuscirà a curarsi. 48, allora, quindi in pratica avranno tre giri, e bisogna vedere anche il DRS. Tre giri senza DRS, eh? Esatto, quindi. Cioè il DRS era attivato l'ultimo giro. Soltanto l'ultimo, e Nicola, diciamo che certo non sarà facile per lui, perché con le gomme che c'ha Marco aspettiamoci veramente sì, però non sai che senza DRS, però ma potrebbe anche tentare di attaccarlo non soltanto in rettilineo, anche in uscita, in accelerazione, magari sfruttando il boost che ha di gomme, quindi per 2-3 giri sono gomme praticamente nuove, quindi avrà un non so che tipo di gap, ma almeno un secondo di passo sicuro. I pronostici che avevamo dato inizio gara, io non mi ricordo esattamente, io avevo dato, se non ricordo male,
A parte Fabio, quindi Fabio l'avremmo in questo caso non azzeccato, ma aspettiamo. Io avrei dato Dario, Lele e Nicola. Ah, ok. Io, io sì, Dario. Io pure Fabio, Lele e Dario. Uno è rimasto Nicola, però per il momento è ancora lì, è davanti. Quindi. Vediamo, dovremmo in realtà esserci a questo punto. Sì. Ci siamo. Ora deve spegnere le luci, si è accorato anche Long, con tutti gruppo bello attaccato, bello corto, corto. 12 piloti rimasti, 4 ritirati, Alessi, Dario, scarso Nico e Lele Salva. Incidenti. Safety car che rientra. Incidenti in gara, safety car che rientra e direi che ci siamo con Nicola che è fondamentale per lui, secondo me, trovare il punto giù, il momento giusto per prendere un po' di gap. Non so se gli conviene già ora tirare oppure aspettare sul rettilineo che è lunghissimo. Deve tirare tutti subito, secondo me. Ma sono incollati, insomma. Lui sta cercando di farli un po' innervosire. Ecco, partito. È partito, ma vediamo dietro cosa succede con Fabio, che l'ho visto molto bene, che è incollato a Luni. Vediamo se riesce a passarlo, mentre Marco Gano non è partito poi così bene, anzi deve stare attento nei confronti di uno. Fabio si fa vedere, ma rimangono dietro senza prendersi troppi rischi. Errore intanto, anzi si è girato Luni, non so se è stato un errore. Si è girato da solo. Si è girato da solo, purtroppo, macchina ferma, ass ferma, e quindi a questo punto Teo profilo. No, si accoda. Scusami, con Marco che a questo punto duella a tre nuovamente con Giovi addirittura in quarta posizione, quindi con Nicola che ora vede Marco Ganu veramente incollato. In terza posizione abbiamo Fabio Surname, un momento da questo punto dire decisivo della gara, con due giri alla fine Marco Ganu si fa vedere forse in maniera persino eccessiva, infatti esce molto male con Fabio che si fa a sua volta vedere con la sua McLaren. Chiaramente qui non sarà possibile passare, Marco dovrà assolutamente cercare, chiaramente non facciamo il tifo per nessuno ma per lo spettacolo, dovrà comunque cercare di trovare il momento giusto per attaccare il pilota, con Fabio che si fa vedere addirittura all'esterno nei confronti di Marco Gano, che ha fatto un piccolo errore. È talmente più veloce Marco che alcune curve deve praticamente parzializzare e poi perde in accelerazione. Vediamo se ora costruisce di nuovo un tentativo di sorpasso nei confronti di Nicola. Addirittura Giovi si è fatto sotto perché stanno perdendo tantissimo. È vicinissimo. Ora è vicino, vediamo cosa succede. Luni a muro, però riesce a ripartire. Luni a muro, ma ora Nicola deve veramente sperare, perché Marco Gano è incollato. Se riesce a prendere la scia, a spostarsi, occhio anche a Fabio Surname con Nicola che si protegge praticamente all'esterno. Ora Marco dovrà tirare una super staccatona con Nicola, però che a sua volta la tirerà, entrambi la tirano con Nicola, occhio dietro a Fabio che potrebbe approfittarne. Nicola ancora resiste, i due sono appaiati, Marco Gano all'esterno, Nicola ancora all'interno, i due sono praticamente appaiati. Attenzione con Fabio che è subito dietro, vediamo cosa succede. Rimane davanti, non si vede nulla perché la telecamera del gioco purtroppo televisiva non ce lo permette. Grazie. Ci prova con Nicola che rimane davanti e Fabio deve praticamente si deve fermare letteralmente. Passa a questo punto Giovi, addirittura terzo Giovi con Marco Canu che è indiavolato, sta cercando di farsi vedere ma non ce la fa. Sì, anzi, l'ha persa leggermente in trazione, si stava per girare, Fabio era all'esterno e Fabio è riuscito a fermarsi prima di toccare pazzesco, il muro. Fabio si è letteralmente parcheggiato la macchina, ha dovuto parcheggiare, è passato Giovi. Fabio a questo punto le speranze di vittoria si riducono molto perché dovrebbe passare tre piloti. Danno abbastanza serio per Lopez, sta prendendo posizioni, è passato anche Mister X. Giovi è scatenato intanto, Giovi è scatenato, da quando ho detto è una gara un po' opaca per Giovi, si è scatenato. Ti avevo detto infatti che Giovi secondo me, vista la situazione, poteva essere appunto... Sì, ma occhio a Ganu perché non è finita, ora di nuovo in quel settore vola Ganu. Vediamo se ora si riuscirà a sorpassarla ancora prima della staccata. Nicola nuovamente, vediamo se si porta a sinistra, stavolta interno, dovrebbe veramente servire un miracolo per Nicola per rimanere davanti. Vediamo cosa succede, teniamo d'occhio anche a Giovi, passa Gano, stavolta non ci sono assolutamente
situazioni da chiarire. Deve stare attento, tenere la scia, tenere il DRS possibilmente, perché Giovi è veramente indiavolato. Giovi indiavolato, mentre Fabio ha subito un po' diciamo il, come dire, il contraccolpo per il diciamo il duello che ha avuto nel giro precedente. Ultimo Matteo giro. Profilo ha scavalcato mica mai sul rettilineo. Ultimo giro, perdonateci, perdonino chiaramente i piloti dietro che non li stiamo molto inquadrando, ma necessariamente dobbiamo stare tra i primi per questa gara che è davvero molto molto emozionante, con Marco Gano davanti a Nicola e a Giovi, con Fabio Surnei è sopra il secondo. Sopra Nicola secondo. Tranciato Nicola tranciato curva 7 per rimanere sotto sopra il secondo. Non è perso niente. Ha perso, sì, anzi. sta perdendo 2-3. È uscito malissimo con quel taglio, è uscito malissimo, e occhio a Giovi perché incollato potrebbe provarci. Intanto Gano si invola verso la prima vittoria della stagione per lui e per la scuderia Mercedes, quindi sarebbe una vittoria importantissima, oltre che per il morale, anche per la situazione di classifica. Eh sì, perché Fabio comunque è quarto, quindi recupera un bel po' di punti. Va Marco Gano, mancano ormai pochissime curve, va a vincere il quinto appuntamento della Pro League, mentre andiamo a vedere anche il duello per il secondo e terzo posto. Rimaniamo là sul primo posto intanto, però c'è Marco Gano il primo, questo è in dubbio, secondo Giovi, terzo Nicola, quarta posizione per Fabio Surname, quinto per Matteo Profilo, sesto per Mike Mai, sesto posto per Mike Mai, settimo Patrick Speri, ottavo per Riri Rossi, nono Mister X, decimo Long, undicesimo Lopez, che dodicesimo Luni, una gara veramente bella, bella, bella. Immagino la stanchezza anche dei piloti, non si immagina là davanti. Gli ultimi 15 giri che sono stati lunghissimi, quindi complimenti davvero là davanti. Abbiamo visto dei bei duelli, tutto sommato molto corretti, devo dire. Sì, sì, assolutamente, ci sono stati pochi contatti, forse ecco l'unico nel penultimo giro fra Marco e Fabio, che Fabio è stato costretto praticamente a frenare in curva. Per il resto, sì, in gara molto corretta fra tutti i piloti. E il driver tuo qual era, il driver della of the race? Per me appunto rimane Marco Gano, l'avevo detto anche prima, ha fatto una gara eccezionale, infatti è arrivato soprattutto sull'ultimo giro, è arrivato di gran prepotenza. Sì, ha fatto veramente, ha gestito bene, ha fatto un sorpasso molto ineccepibile nel senso che non c'è alcuna possibilità da parte di Nicola, ha preparato bene di poter, come dire, rispondere a quel tentativo di sorpasso. Grande comunque anche la gara di Nicola. Giovi che ha fatto un'ultima, ha sfruttato chiaramente anche la safety car, però ha fatto un'ultima parte diciamo di gara straordinaria, e anche sottolineerei comunque, se non ho visto male, intanto Patrick Speri pilota del giorno, la gara di Matteo Profilo tutto sommato. Andiamo a vedere subito i risultati dei piloti, con Marco Gano primo davanti a Giovi, un secondo e due, poi un secondo e quattro Nicola, due secondi per Fabio Surnei, Matteo Profilo nonostante i tre secondi guadagna una grande quinta posizione, Mike Mai sesto, settimo Speri, ottavo Hiroshi, nono Mister X, decimo Long, undicesimo Lopez, dodicesimo Luni, ritirati Alesi, Dario, poi abbiamo anche il ritiro di Lele Salvo e di Scarsonico. A questo punto invitiamo i piloti, i primi tre piloti, quindi Marco Gano, Giovi e Nicola in parti. Aspettiamo qualche secondino. Considerazioni, Raffo, per quanto riguarda in vista giovedì, vi aspetto una gara molto tosta, con l'errore dietro l'angolo, anzi dietro il muretto. Esatto, dietro il muretto è sicuramente una gara lunghissima, comunque molto estenuante. Non ci si può distrarre un secondo, abbiamo visto anche oggi tipo Fabio che a un certo punto ha rotto l'ala praticamente sulle due curve prima del rettilineo, quindi perdere concentrazione un attimo. Fabio poco preciso oggi, nel senso abbiamo visto fare un po' di errorini. Allora, intanto invitiamo... Oh,
Ok, ce li ho suggeriti? Ah, ok. Perfetto, grazie Marco che va Ciao in ragazzi. parte con i piloti, grazie e continuiamo a questo punto con l'intervista post-gara che stasera per motivi diciamo organizzativi li faremo qua in parti, quindi con i piloti, i primi tre, non so se è arrivato qualcuno. Sono io, Andrea. Marco, perfetto, aspettiamo a questo punto Giovi e poi Nicola. Iniziamo. È entrato anche Giovi, perfetto. Ok, non so se è entrato anche Giovi. Sì, ci sono. Buonasera. Eccolo. Allora, partiamo. Intanto sì, mi comunicano. Intanto partiamo da Marco. Allora, Marco, gara pesantissima, piena di situazioni, diciamo, che si sono verificate con all'inizio. Errori di piloti, safety car, veramente una gara massacrante da un punto di vista fisico, stressante e molto bella però. Sì, molto bella. Io purtroppo ho corso con 38 di febbre Ah. e infatti all'inizio non ci stavo capendo niente, in qualifica poi nel giro buono ho trovato l'esi girato e distrutto al castello e quindi in qualifica purtroppo nonostante avevo un 38,6 sono partito con un tempo di quasi un secondo più lento. In gara all'inizio avevo la strategia di non spingere, di non fare errori, di non tentare neanche di attaccare, tanto era inutile. Avrei aspettato le safety car e di volta in volta avrei cercato di capire quale fosse la situazione migliore per essere più avanti possibile. Diciamo che mi sono trovato nella posizione, diciamo, per giocarmi la vittoria e alla fine eravamo in tre. Con il gruppo un po' più distante, mi stavo diciamo mantenendo qualcosina per attaccare Fabio gli ultimi giri, sapevo che aveva la rotta o comunque un danno. E poi è entrata purtroppo la safety car, ho calcolato velocemente di quanto erano lontani i ragazzi dietro, sono entrato, ho visto che Fabio ha cambiato l'ala, quindi mi sono trovato secondo con gomme nuove rispetto a Nicola che aveva gomme usurate. Gli ultimi tre giri praticamente sono stati come si dice, far west, e Nicola Sì. giustamente si stava difendendo come meglio poteva perché tre giri alla fine, anzi siamo lente, abbiamo fatto mezza pista affiancati, non ci siamo neanche toccati. Purtroppo ci siamo toccati con Fabio, mi ha attaccato all'esterno, io ho provato a sterzare più possibile, però c'è il muro a quella parte, quindi sicuramente lui diciamo c'è stato Si è un danno. piantato praticamente. Sì, adesso dovrei rivedere il video, mi dispiace perché comunque ci saremmo giocati la vittoria fino alla fine. All'ultimo giro ho superato Nicola e poi ho cercato di toglierlo dal DRS per l'ultimo rettilineo e portarmi a casa la vittoria. Ci sarà un po' da discutere probabilmente con quel contatto, speriamo insomma che non incorro in penalità, anche perché sarebbe un peccato visto che è entrata a safety car, è andata via 2 giri dalla fine. Prendere una penalità così sarebbe come arrivare tipo probabilmente neanche in zona punti. Senti, altra domanda che ti volevo fare, soprattutto l'ultima, diciamo, parte, gli ultimi 7-8 giri, era un, come dire, un continuo. Tu stavi dietro Fabio prima ancora che ci fosse safety car, lo avresti attaccato alla fine, oppure stavi cercando di trovare il momento giusto per poi provare un attacco prima, No, diciamo, no, prima. l'obiettivo era attaccarlo all'ultimo giro. Ah, ok. Non, cercavo di non attaccarlo perché volevo stare dietro di lui e lui probabilmente voleva farsi passare perché un paio di volte era rallentato parecchio, infatti si avvicinava tanto Nicola. Quindi non volevo assolutamente stargli davanti a 5 giri dalla fine, volevo attaccarlo proprio all'ultimo giro,
avevo circa il 60-70% di Hertz, quindi volevo attaccarlo proprio alla fine, perché conoscendo la pista il rettilineo finale ti consentiva insomma di fare questo lavoro qui. Perfetto, grazie. Se c'è qualche domanda chiaramente in chat poi te la giriamo velocemente, anche perché non vorremmo la febbre che hai tenerti molto. Passo velocemente a Giovi. Allora Giovi, gara dalle due volti, inizio diciamo non straordinario, poi complice anche magari diciamo la safety car, un'ultima parte di gara in cui ti sei trovato praticamente a lottare, non dico per la vittoria, ma poco ci... cioè probabilmente se c'era qualche giro in più potevi davvero farti sotto, ecco. Allora intanto buonasera, faccio i complimenti a Gano per la vittoria. Grazie Giovi. Diciamo che me la sono rovinata in partenza proprio letteralmente, c'è un po' di eco ragazzi, sì. Me la sono rovinata magari in partenza. Nicola forse, Nicola abbassa, che vai. C'è? No, sentiamo un po' un eco, ora forse... No. Diciamo che me la sono rovinata in partenza, prendendo drive thru perché ho fatto partenza anticipata, vabbè, non mi era mai capitato. Però la safety car mi ha salvato la prima volta e il passo era comunque buono perché riuscivamo a stare lì tutti vicino, poi tutto era un traino continuo. Tra le varie safety car ho passato, non mi ricordo chi, arrivava a una velocità veramente, arrivavo sparato e vedevo che mi avvicinava a Marco Gano e dico magari ne passo due in rettilineo, solo che... sono stato troppo ottimista, infatti ho toccato la sua posteriore e mi sono girato. Da lì ho avuto, credo, un piccolo danno all'ala perché sì, la macchina è diventata inguidabile. Abbiamo visto che avevi dalla telemetria qua il tracker. E niente, rientro in box, però il problema è che ero in mezzo al nulla, davanti avevano tutti i DRS, quindi quello che recuperavo nel guidato poi lo perdevo con gli interessi nel rettilineo. E lì mi ero un po' buttato giù, dico vabbè, qui si conquistano pochi punti se va bene. Poi quando è uscita la safety car comunque quella è stata una mannata al cielo, mi dispiace per Alesi, però alla fine è stata la mia salvezza. Lì ho capito che mica mai, forse aveva l'ala danneggiata perché l'ho visto lungo prima del castello. Le dico vabbè, dobbiamo provare a passarlo. Nel frattempo si è girato l'uni, quindi ne ho guadagnate due di posizioni, successivamente ne ho guadagnata un'altra su Fabio perché vedevo che in tre lottavano. Dico mi tengo un po' distante, risparmio un po' di Hertz, così magari nel momento del bisogno me ne ritrovo un po' di più. Così è stato, perché comunque con Nicola forse questo risparmio di Hertz ha funzionato, per come si era messa comunque il secondo posto è veramente oro colato. Sì. Vediamo. Però potevi, cioè se la gara, cioè avevi un paio di giri in più, veramente potevi ancora potevi attaccarlo a Gano forse, o no? E non lo so, perché sicuramente avrei sparato l'Hertz perché ne avevo ancora un 40%, lui non so quanto ne avesse alla fine, però sì, dietro però ci sarebbe stato pure Nicola pronto ad attaccare, quindi non so fino a che punto sarei potuto tornare sotto a lui, però va bene dai. Tutto sommato diciamo hai, come dire, è stato un buon risultato, sì. Sì, secondo podio stagionale, l'anno scorso ne ho fatto uno solo, quindi già il confronto rispetto all'anno scorso, nonostante siamo alla quinta, sesta gara, non ricordo, comunque quinta. È nettamente positivo. L'anno scorso qui a Baku sono andato a muro al nono giro guardando Z Pro Mauro uscire dal box, quindi credo che siamo a un livello diverso. Diverso, sì. Perfetto, grazie. Passo a Nicola. Nicola, allora, gara anche per te molto... un attimo che ti faccio la domanda. Molto difficile, sei stato sempre là a lottare con i piloti. Parlaci un po' di com'è andata. Allora, prima di iniziare voglio ringraziare il mio compagno che mi ha dato una scia assurda in qualifica, se no la pole non l'avrei mai fatta.
Poi vorrei ringraziare anche Napo ed F che ci hanno fatto da ingegnere e tutti i ragazzi nel party. Comunque, parlando della gara, sono partito stranamente molto bene. Di solito perdo, cioè, sullo stacco perdo sempre almeno una posizione, però stavolta sono partito bene, non mi sono girato come le scorse gare, quindi questo è una cosa positiva. E niente, credo di essere stato il pilota che ha fatto più giri in testa, con la prima safety car, un po' di difficoltà dietro Patrick, quella gente con la media, andavano. Cioè, ne avevamo di più noi, ma era tipo mezzo secondo, quindi era molto difficile superare, stando tutti in treno col DRS. Poi la seconda safety car, sono uscite tantissime safety car, a un certo punto ero in controllo totale della gara, non vi so dire se ho sbagliato strategia quando si sono fermati Marco e Fabio per la media, io sono andato per la soft, mi sono trovato bloccato dietro di loro, però me la stavo un po' studiando, forse li avrei superati, non lo so. L'ultima safety car poi mi ho un po', diciamo, spiazzato, non volevo fare l'errore del Bahrain di fermarmi, cioè di fermarmi, sì, esatto, perché in Bahrain arrivai secondo per, diciamo, cioè quando avrei potuto vincere restando fuori. Però qua purtroppo l'ultimo giro c'era il DRS. Allora il primo giro mi sono difeso con Marco, su Marco, cioè il penultimo giro, diciamo, mi sono difeso. E all'ultimo ho detto, lo faccio passare, così sul rettilineo finale c'è il DRS. Ma c'era una differenza di gomma mostruosa, nel T2 mi ha dato un secondo e mezzo e ho perso anche la posizione su Giovi. Non nego che un po' sto rosicando perché c'è questa gara davvero con Fabio che era in difficoltà, si poteva vincere, non so quando ne ricapiterà un'altra del genere. Ti faccio una domanda io, quando hai Certo. tentato quell'attacco un po', come dire, ottimista nei confronti di Marco, hai avuto quel danno, magari potevi aspettare Ah, un ho avuto un attimo. danno? Mi sembra di sì, dalla telemetria avevi un piccolo Ah. danno all'anteriore. Ah, no, non lo sapevo. Non me ne sono proprio accorto, Ah, non sinceramente. te ne sei, forse era lieve, No. anche per Fabio è stata una cosa No, simile. perché mi si è aperto l'HUD, ma vedevo tutto verde e ho detto che è a Ah, posto. ok. Allora la mia domanda in realtà non, diciamo, perché pensavo che avessi un po' di danno e quindi avevi qualche problema, diciamo, ti volevo chiedere se potevi aspettare magari, anche se avevi fretta, effettivamente lì a passarlo, Ma perché guarda, dovevi avevo passarlo. visto che aveva frenato molto prima, non so perché, ho detto mo mi butto, cioè purtroppo ci è andata male, ma fa nulla, cioè faccio i complimenti a Marco per la lotta del penultimo giro, molto al limite, col coltello tra i denti, mi è piaciuta. Poi inoltre gli faccio anche i complimenti per la vittoria. Ti faccio una domanda di Grazie Luca, Nicola. e Luca ti chiede se questa, diciamo, gara, al netto di Sì. qualche problema, si è visto un ottimo passo, un ottimo passo rispetto alle prime quattro, effettivamente. È l'inizio di un campionato diverso. Ma speriamo, cioè. Ma guardate che le prime gare non credo che fossi lento, diciamo, purtroppo quando su sto gioco becchi il cordolo sbagliato hai finito di fare, cioè. Le scorse gare, il cordolo in Cina, l'ultima curva omicida, muro, Spagna, curva 2, e poi mi è venuto qualcuno addosso, ho rotto tutta la macchina. Purtroppo non è che credo di essere lento, credevo di ess cioè non penso che fossi lento nelle altre gare, bensì ho fatto errori. Quindi spero che questo sia il punto d'inizio per l'appunto di una rinascita, se possiamo dire. Allora, prima del driver, l'ultima domanda. Prossimo appuntamento abbiamo Monte Carlo, gara quindi, come dire, in cui può succedere tutto di più. Vi aspettate una gara molto lunga, 78 giri, sarà una gara massacrante. E, un appuntamento, diciamo, che tipo di risultato, che tipo di pista? Una pista che ora non mi ricordo esattamente, anche se voi ormai correte da un po' di anni. Una pista che vi piace, una gara pazza, chiaramente può succedere un po' di tutto, l'importante è rimanere in pista, forse non fare errori, partiamo da Marco. Allora, la pista mi piace tantissimo, anche se guardate diciamo, i risultati precedenti non sono andato così forte. La strategia sarà la stessa di Baku, bisogna stare attenti a non prendere i muretti, lì forse è ancora peggio perché la pista è un pochettino più stretta, e cercare di sfruttare al massimo tutte le opportunità che ti daranno le safety car. Speriamo bene, insomma, comunque ci proveremo anche là.
Tu invece, Giovi, come ti trovi lì? È la stessa domanda, chiaramente servirà una gara di pazienza. Sì, la pista mi piace tanto. Sarà secondo me, anzi personalmente, posso parlare per me, meglio di Baku, perché comunque è un tipo di pista che ti porta ad essere sempre concentrato in continuazione. Sì. Alla fine non hai motivo, un modo di rilassarti, a differenza di Baku dove ci sta un rettilineo di 3 km più uno di un altro chilometro, e quindi tra virgolette l'attenzione può anche venire meno, come è capitato a me appunto. E Monaco, sì, la carreggiata è più stretta e secondo me quest'anno vedremo a Monaco tanti danni al fondo e le paratie e bergboard, perché specialmente la chicane del Porto, lì prendere il muro è molto facile. Bisognerà essere molto puliti. Esatto, quindi vincerà forse, vabbè, il più attento, non solo, anche più gara veloce, pazza, comunque può, cioè non, gara pazza, non sì, può vincere chiunque, però può succedere un po' di tutto, ecco. Esatto. E tu, Nicola, invece come ti trovi? È una pista che ti piace oppure non? Guardate, è storicamente è stata la mia prima vittoria su Fit Monaco l'anno scorso in Master, quinto. Ah, e ecco, per me fare quinto in Master, ragazzi, era un miraggio l'anno scorso per la competitività di quel campionato. Quindi, cioè, spero di rifarmi, anche se la vedo difficile, perché comunque la pro non è scarsa. Comunque, cioè, sono fiducioso dopo questa gara. Comunque è un cittadino pure questo. Guardate, per me, io lo dico, qua lo dico e qua lo nego, per me Baku è più difficile di Monaco, più difficoltà. Sì. Quindi spero di fare bene. Allora, chiudiamo la live, così, anche perché è già mezzanotte. Allora, il driver of the day con il 29% Marco Ganu, il 17% Rieri Rossi, poi abbiamo il 12% abbiamo Nicola e Luni. Quindi queste, diciamo, sono il... E Matteo Profilo, non l'ho detto, è Matteo Profilo. Quindi complimenti. Grazie, a Marco, ragazzi. Complimenti a Marco Ganu, che ha, diciamo, è stato nominato il miglior pilota della gara, e complimenti ancora. Grazie a tutti e tre i piloti, grazie ragazzi e complimenti a tutti e tre per la bella gara. Grazie Andre, buona grazie serata a tutti. Ciao, grazie a voi serata, ragazzi. Grazie ragazzi, io ringrazio chiaramente a Raffo Idex. Ciao Raffo, grazie mille per la compagnia e la bella serata. Ciao Andre, grazie a te, buonanotte. Buonanotte Raffo, ringraziamo chiaramente tutti quelli che ci hanno seguito, abbiamo ringraziato anche già Mark 17 che è in party con i ragazzi per le considerazioni finali. Vi ricordo gli appuntamenti settimanali, che prevedono chiaramente giovedì la gara della Master League con la sfida, diciamo, per il campionato tra Matthew, J-Sport, Re in grande recupero, quindi mi raccomando non perdetela. Una gara molto molto interessante, e poi venerdì chiaramente il classico appuntamento della Prime. Ci vediamo quindi giovedì sera, grazie ancora, buonanotte a tutti. Notte.